Allora, buonasera a tutti e grazie innanzitutto agli ospiti di questa giornata inedita per certi versi, perché la Scuola di Formazione Politica ha sempre dedicato i lavori mattutini a una sessione aperta su temi di carattere generale, per poi dare ai pomeriggi, giornate che sono state comunque impegnative per i ragazzi, un carattere esercitativo. Quest'oggi i ringraziamenti devono estendersi in particolare ai partecipanti alla scuola, perché su loro iniziativa, sul loro impulso e su loro richiesta, se posso dir così, abbiamo pensato che fosse utile dedicare una sessione di lavoro pomeridiana al tema che trovate formulato nel programma che abbiamo distribuito, lobbying e democrazia in Italia, scenari e prospettive. E dico la verità, a me ha molto colpito il fatto che sia venuta questa richiesta, e mi è sembrato un interesse per la politica com'è. Ora i miei maggiori, se posso dir così, mi occupo, insegno filosofia, e ahimè tendo a pensare a partire da una tradizione lunga, complicata e stratificata, ma insomma in quella tradizione corre una distinzione fra la politica qual è e la politica quale deve essere, che spesso non viene tenuta presente, e molto spesso succede che per definire scenari ideali di come la politica dovrebbe essere si dimentica qual è la politica nell'effetto, come si dice, qual è la politica così come effettivamente si svolge e concretamente si organizza. E questo è un problema che tra l'altro noi come Scuola di Politica Polimina, come Fondazione Salvatore, avvertiamo particolarmente, perché tra le cose che noi vorremmo che fossero in campo ci sarebbe appunto questa, una formazione adeguata, una preparazione adeguata per classi dirigenti che si spera assumino compiti di responsabilità pubblica nel prossimo futuro. Rivolgendoci noi alle giovani generazioni avvertiamo queste esigenze, tuttavia constatiamo anche che questo di fatto non accade. Ora, il tema in realtà è stato già introdotto questa mattina dal professor Petrillo con parole che io sottoscriverei tal quali e alle quali mi permetto di richiamarmi, in particolare il passaggio che ha riguardato le vicende politiche del nostro paese negli ultimi anni, cioè l'introduzione di un reato di traffico di influenze illecite, che è non so se sia un unicum, perché non ha la preparazione giuridica per dirlo e per fare comparazioni tra sistemi giuridici, ma certamente una novità introdotta nel nostro ordinamento che complica le cose. Introdotta tra l'altro, a me piace sottolineare questo aspetto, che è l'unico del quale posso dire di occuparmi, diciamo così, con qualche particolare attenzione, introdotta direi sull'onda di una campagna e quindi con una serie di, non so se posso usare la parola, ma insomma di prevenzioni, di giudizi prevenuti su che cosa la politica possa e debba fare. Stamattina il professor Petrillo ci ha spiegato molto chiaramente come in realtà non si discutono le intenzioni, delle quali come si sa è lastricata la via dell'inferno, ma insomma anziché portare chiarezza, diciamo così, nella conduzione dell'attività politica, ha introdotto elementi di ostacolo e di danno all'interesse pubblico che si ritiene che una simile novità, diciamo così, dovrebbe tutelare. Non mi limiterei nemmeno a dire questo, mi preoccupa anche sotto il profilo giuridico una fattispecie così indeterminata come quella che viene prevista dal nostro ordinamento, che è difficile maneggiarla, difficile agli stessi operatori del diritto. E se noi pensiamo che appunto certezza e determinatezza sono requisiti fondamentali di una buona legge, soprattutto in campo penale, ci rendiamo conto dei problemi che tutto questo comporta. Essendo, e questo è un giudizio personale, non so quanto possa essere condiviso, essendo ogni volta saltato, e forse questo è importante a ragazzi come voi far presente, il banale, mi permetto di dir così, la banale esigenza di costruire occasioni di confronto, che è un'occasione di confronto che vuol dire anche di conoscenza e di competenza tra portatori di interesse, cioè il che vuol dire semplicemente la società così com'è nelle sue articolazioni reali, e ruoli di decisione pubblica. Saltare significa far finta che questo problema non esista. Molto spesso in Italia si legifera come se certe cose non dovessero, come se, non so come dire, ogni volta la decisione pubblica rappresenta
il luogo della massima corruttela, il luogo della massima compromissione, il luogo della massima immoralità, che è un modo per non vedere i problemi, che è un modo per nasconderli sotto il tappeto, un modo per non affrontarli con la chiarezza e la trasparenza che naturalmente è necessaria, con una chiara assunzione di responsabilità che ogni volta deve essere resa trasparente. Noi viviamo, ahimè, da anni sotto una cappa, vorrei dire così, che devia i giudizi, devia il corso dell'opinione pubblica, impone una gran quantità di pregiudizi, mi permetto di dire, sono i 30 anni da Tangentopoli, non che il nostro paese non abbia avuto e non abbia problemi, ma di fatto lascia zone d'ombra laddove pensa di mettere chiarezza, ne crea di nuove, diciamo, mi permetto di aggiungere. E ora io sono felice che appunto su iniziativa dei ragazzi su questi temi ci possiamo confrontare questo pomeriggio e abbiamo tra di noi persone che lo possono fare con la massima competenza e autorevolezza possibile, quindi in questo senso mi permetto di dire siamo anche fortunati, abbiamo una disponibilità rara di cui possiamo approfittare e ne faccio merito naturalmente a voi ragazzi, dicevo, ai relatori, anche ai tutor che sono referenti dell'incontro, che hanno molto insistito perché questa cosa si facesse, Chiara D'Alessandro e Alessandro Milone, e quindi cedo a loro la parola per i lavori di questo pomeriggio e vi ringrazio. Direttore, così mi comprometti, diciamo, con questa esposizione. Allora, iniziamo questo pomeriggio, brevissimamente rompiamo io e Alessandro un po' come sempre il ghiaccio, poi sapete che avete tutta la disponibilità entro la deadline di fare le domande che ritenete ai nostri ospiti. Inizio da subito con una domanda al professor Petrillo, perché così ci dà un inquadramento, diciamo, normativo e giuridico. Il professor Petrillo è stato presentato anche stamattina, aggiungo solo che ha diverse anime nella sua vita, l'anima unescana, che è stato ricordato, e diverse vite anche, e lo posso testimoniare in prima persona. Stamattina è stato ricordato che è diventato presidente del comitato di esperti dell'UNESCO che giudica le candidature al patrimonio culturale immateriale. Ha una vita, come diceva stamattina, istituzionale anche intensa, è stato consigliere giuridico per diversi ministeri, più di recente capo del legislativo presso la giunta della regione Campania, capo di gabinetto al Ministero dell'Ambiente, ma oggi è qui perché nella sua maglia di esperto di lobbying ha scritto un manuale di teorie tecniche del lobbying edito dal Mulino e quindi lo possiamo interrogare. Partirei da zero, dal punto zero, cioè che cosa si perché si fa un gran parlare di lobbying, di gruppi di interessi, però non si sa mai se effettivamente si sa cosa vuol dire lobbying e gruppi di interessi. Quindi partirei da zero, che cosa si intende per lobbying e qual è la situazione giuridico positiva della regolamentazione, ammesso che esista, del lobbying in Italia. Chiarissimo, grazie Chiara. Beh, allora, prima di tutto voglio ringraziare, consentitemi, oggi, stamattina quando sono intervenuto non c'era il tempo di farlo, stavolta invece ci tengo molto, professor Salvatore, non tanto per aver invitato me, perché insomma, diciamo, non è un merito questo, ma per aver messo in piedi questa scuola, perché di questi tempi penso che occasioni come quelle che voi state vivendo non solo siano rare, ma sono purtroppo sempre più rare, ma sono delle grandi occasioni per voi per avere una formazione parallela rispetto a quella che magari avete già fatto e anche per poter discutere con una certa libertà con qualcuno di esperto, non è il mio caso, di una serie di temi cruciali. Ecco, quindi sono iniziative queste che meriterebbero una candidatura a patrimonio dell'umanità UNESCO, ecco. Però quindi grazie, ma soprattutto complimenti. Allora, vengo subito al tema. Effettivamente c'è una grande confusione. Quando io scommetto che se vi chiedessi, forse voi rispondereste in modo diverso, però se vi chiedessi qual è il primo aggettivo che vi viene in mente quando sentite la parola lobby o leggete su un giornale la parola lobby, scommetto che, ripeto, magari non voi, ma molti dei vostri simili, al di là della confusione tra aggettivo e sostantivo, comunque utilizzerebbero termini negativi. E il corso che tengo in LUIS da 14 anni di teorie e tecniche del lobbying me lo conferma. Inizio sempre così il corso, chiedendo ai ragazzi, sono in genere una settantina, qual è il primo aggettivo che vi viene in mente quando si parla di lobby? E gli aggettivi sono tutti negativi.
ripeto, spesso c'è una confusione tra aggettivo e sostantivo, ma questo è un altro tema. Cioè l'immagine che in Italia si ha della lobby, qui abbiamo un lobbista, l'immagine che si ha del gruppo di pressione nel nostro paese è un'immagine negativa. Perché è negativa? Beh, per tanti fattori. Prima di tutto perché quando è che si parla di lobby in Italia? Quando c'è un fenomeno di corruzione. Non se ne parla in altre occasioni. Le lobby emergono sui giornali essenzialmente in due casi. O perché il politico di turno dice è impossibile fare qualcosa, è colpa delle lobby, o perché c'è uno scandalo di corruzione. E quindi il giornalista dà notizia che c'era un portatore di interessi che ha corrotto il decisore pubblico. Allora, posso tranquillizzarvi sul fatto che 99 volte su 100 in questi casi non c'è una lobby dietro al fatto di corruzione. Cioè il giornalista parla di un'azione lobbistica, parla del lobbista, ma io vi posso assicurare, conosco una marea di lobbisti, ma proprio una marea di lobbisti, nessuno dei quali è mai stato indagato per corruzione, grazie a Dio. Perché il lobbista non corrompe? Quello è un altro mestiere. Allora, vengo alla domanda, che cos'è una lobby? Dal punto di vista, diciamo, accademico, possiamo dire che con questa parola lobby intendiamo fare riferimento a qualsiasi gruppo di persone accomunate da uno stesso interesse che si pone l'obiettivo di influenzare il decisore pubblico al fine di ottenere un vantaggio o evitare uno svantaggio. Cioè sono quattro gli elementi che sostanziano la lobby. Il primo è un gruppo di interessi. La lobby è sempre un gruppo di interessi. Ma attenzione, la tipologia di interessi non necessariamente è quella a cui voi pensate quando pensate alle lobby. Cioè, quali sono le lobby? Mi direte le banche, le assicurazioni, le aziende farmaceutiche, le multinazionali del tabacco, il settore energetico, verissimo, ma non ci sono solo queste. Interessi possono essere quelli, ad esempio, delle associazioni ambientaliste, oppure di organizzazioni umanitarie, anche queste possono essere delle lobby. Quindi il primo elemento è un gruppo di interesse, ma badate bene, non necessariamente l'interesse è un interesse economico. Vi dico di più, non necessariamente l'interesse che una lobby porta avanti è un interesse privato, può essere perfino un interesse pubblico. Perché? Perché non so se sapete, ma a Bruxelles si fa lobby, ma fare lobby sono anche le regioni, sono anche gli stati federati, ad esempio all'interno della Germania, le comunità autonome spagnole, cioè istituzioni pubbliche. E vi posso assicurare che le regioni italiane fanno lobby a Bruxelles in maniera anche massiccia, non a vantaggio dell'Italia, ma a vantaggio della regione. Quando a Bruxelles si scrive la nuova politica agricola comune che sposta miliardi di euro a vantaggio di determinate tipologie di agricoltura, le regioni lì giocano l'una contro l'altra, le regioni italiane come le regioni degli altri stati. Perché? Perché dire che io vado a incentivare l'agricoltura basata su piccoli appezzamenti terrieri vuol dire che tu vai ad incentivare ad esempio l'agricoltura campana, pugliese, calabrese, ma non quella veneta, non quella dell'Emilia-Romagna. E ti cambia tutto. E quindi tu vedrai come a Bruxelles le regioni italiane si alleano alle regioni di altri stati che hanno interessi simili contro le regioni del proprio paese. Dunque sono dei gruppi di interesse che rappresentano interessi non privati, ma pubblici, chiaramente territorialmente limitati. Secondo elemento che qualifica il concetto di lobby. Dicevo, un gruppo di persone accomunate dallo stesso interesse che si pone un obiettivo ben preciso. Influenzare. Questo è il secondo elemento. L'influenza, la pressione. Che cos'è, come si fa, quali sono le tecniche, se c'è tempo oggi lo vedremo. Terzo elemento. Non è che vogliono influenzare chiunque. Vogliono influenzare il decisore pubblico.
Cioè voi che premete sui vostri genitori per convincerli a comprarvi la macchina nuova, non state facendo lobby, state tranquilli. Non è un'azione di lobby, per quanto il vostro genitore magari nella vostra vita privata sia il vostro decisore di riferimento, tuttavia non è un'azione di lobby. Cioè perché si possa parlare di lobby, è essenziale che l'azione di pressione sia rivolta nei confronti di un soggetto che riveste una carica pubblica e che assume e che può assumere una decisione nell'interesse generale. Quindi deve essere un decisore pubblico. E il decisore pubblico cambia a seconda dell'interesse che io rappresento o che voglio rappresentare. Non c'è un decisore pubblico vero, diciamo, unico, uguale per tutti. Dipende. Facciamo un esempio. Voglio costruire un centro commerciale in una zona abbandonata del comune di Napoli. Quale sarà il mio decisore pubblico? Il Parlamento europeo, il Parlamento italiano, l'assessorato, il direttore generale del comune? Cambia. Ed è importante capire da subito chi è il decisore pubblico, perché altrimenti tutta l'azione di lobby poi sarà sbagliata. Poi magari su questo ci torniamo. Però il terzo elemento che qualifica la parola lobby e che definisce l'azione di lobby è un'azione rivolta verso un decisore pubblico. Quarto ed ultimo elemento, l'azione di lobbying è quell'azione finalizzata ad ottenere un vantaggio o a evitare uno svantaggio. Nel primo caso si parla di lobbying attiva o di attacco, nel secondo caso di lobbying passiva o di difesa. Cioè nel primo caso tutti attivi per ottenere qualcosa, nel secondo caso invece ti attivi per difendere una tua posizione. No? Pensate ad esempio, proprio per poi lanciare un assist al nostro co-ospite di oggi, pensate ad esempio a quello che può avvenire in settori altamente concorrenziali come quelli della mobilità. Aprire alla possibilità di approvare una norma che legittima servizi come quelli della sharing mobility da Uber in poi, chiaramente scatenerà contro chi? Chi scatenerà contro, secondo voi? I tassisti, cioè è chiaro che li scatena, perché e quindi quella è un'azione di difesa. Allora, l'attività di lobbying è un'attività che serve o a ottenere un vantaggio o a evitare uno svantaggio. Ma attenzione, anche qui non necessariamente il vantaggio ha natura economica. Quando Save the Children, che è un'organizzazione non governativa che si occupa della difesa dei bambini in zone di particolare svantaggio, come può essere una situazione di guerra, attraverso una serie di strumenti come l'adozione a distanza, fa lobby sul Parlamento italiano per far approvare una legge, poi c'è riuscita, che riguarda la tutela dei minori immigrati clandestinamente in Italia, non è che fa questa azione di lobbying per ottenere un vantaggio economico a favore della propria associazione. Quindi l'azione di lobbying non necessariamente è connaturata ad un vantaggio economico o ad uno svantaggio economico. Tenetelo ben presente. Dunque, possiamo inquadrare in questo modo il concetto di lobbying. Poi, e spero di aver risposto alla prima domanda, spero che la professoressa D'Alessandro mi dia almeno il 28, sì. Diciamo, almeno, io ho chiesto il 28, la lode aspetto, diciamo. Seconda domanda. La seconda questione che la dottoressa D'Alessandro mi poneva è tutto questo, no? Tutta questa azione di lobbying, che poi magari se vorrete potremo anche descrivere nel dettaglio con le tecniche e gli strumenti, ma è un'azione compatibile con un sistema democratico oppure no? Perché è legittima questa richiesta. Allora vi do subito la risposta, così chiariamo un concetto. Non solo il lobbying è compatibile con un sistema democratico, ma è esso stesso indice di democrazia di un sistema. Cioè nei sistemi dove non c'è democrazia non può esistere il lobbying. Perché? Perché il lobbying esiste in quegli ordinamenti pluralisti, cioè in tutti quegli ordinamenti in cui vengono riconosciute alcune libertà fondamentali. La prima, la libertà di associazione. La seconda, la libertà di manifestazione del pensiero. La seconda, i diritti politici. Cioè se io non ho la libertà di associarmi,
e quindi di costituire un gruppo. Se io non ho la libertà di manifestare la mia posizione, se io non ho la libertà di interloquire con l'autorità politica per convincerlo rispetto alla mia posizione, è chiaro che il lobbying diventa un'azione illecita. Ma queste tre libertà sono pilastri di un sistema democratico. Quindi è evidente che l'azione di lobbying è un'azione, che il lobbying è un elemento che connatura la democrazia. Il punto qual è? Che esattamente come tutte le altre libertà e i diritti fondamentali, anche il diritto a fare lobbying, che è un elemento strutturale dei sistemi democratici, un elemento indefettibile di un sistema democratico, ha bisogno di regole. Faccio un esempio banale. Articolo 13 della Costituzione italiana mi riconosce la libertà di manifestazione del pensiero. Ma questa libertà non è assoluta. Io non è che posso venire qui e iniziare ad offendervi. Voi, a parte offendervi, vi potreste perfino querelare e denunciare. E io non è che al giudice dico, ma c'è la libertà di manifestazione del pensiero. Cioè, che voglio dire? Che tutte le libertà hanno bisogno di regole. Cioè, hanno bisogno di strumenti normativi che traccino il confine del lecito e dell'illecito. La mia libertà di manifestazione del pensiero, fino a che punto si può spingere? Posso usare questa libertà per negare l'Olocausto, ad esempio, per incitare all'odio, per incitare all'odio razziale? Posso usarla, posso rivendicare questa libertà? Gli ordinamenti democratici hanno risposto a queste domande. No, non posso. Anche in Italia, come in Francia, in Germania, come in tutte le principali democrazie del mondo, la libertà di manifestazione del pensiero ha dei limiti. La Costituzione fa semplicemente un riferimento al buon costume come limite posto addirittura dalla Costituzione, ma poi rinvia ad una legge per la disciplina concreta della libertà. Lo stesso discorso vale per il lobbying. Il diritto a fare lobbying, che, apro parentesi, la Corte Costituzionale ha riconosciuto essere un vero e proprio diritto costituzionale, a partire dal 1974, poi se qualcuno è interessato torno su questo punto, chiudo la parentesi, il diritto a fare lobbying, al pari di ogni altro diritto, ha bisogno di regole per evitare che l'esercizio di questo diritto, che l'esercizio di questa libertà vada a violare altri diritti e altre libertà. E questo è il problema italiano. Cioè, in Italia noi abbiamo il diritto, ma non abbiamo le regole che ci dicano fino a che punto io posso esercitare questo mio diritto. Ed è quello il cortocircuito in cui noi ci troviamo. Sulle regole magari stimoliamo la seconda domanda, così iniziamo a approfondirci, diciamo, a approfondire un po' il ma fatemi anche il riposare, perché così... Adesso, diciamo, sulla scorta anche, insomma, dell'ampio panorama che è stato descritto dal professore Petrillo, volevo introdurre il secondo ospite, Roberto Minerdo, che è presidente di Emobi, capo degli affari istituzionali di Hyperloop Italia. Insomma, voi quando ci avete un po' in qualche modo... sottolineato questa esigenza di affrontare questo tema, poi ci avete anche chiesto di avere, insomma, un dialogo tra teoria e prassi, cioè non solo chiaramente un'ampia conoscenza del fenomeno in tutti i suoi aspetti, anche negli aspetti, diciamo, di diritto comparato a livello internazionale, ma avere anche poi un lobbista. Bene, Roberto ha una lunga esperienza, diciamo, istituzionale nel settore, PricewaterhouseCoopers, Utopia, oggi, diciamo, guida gli affari istituzionali di un'azienda che, diciamo, e di una tecnologia di un'azienda che promettono di rivoluzionare il trasporto nel mondo, sia passeggeri che merci. Allora, Roberto, io volevo chiederti, diciamo, vista anche questa tua lunga esperienza tra società di lobbying e società, appunto, interessi privati, innanzitutto se ti riconosci ovviamente in questa descrizione che ci ha offerto il professore Petrillo, e soprattutto in questi anni come è cambiata la percezione non solo del paese ma dei decisori pubblici, della politica rispetto all'attività che non dico che hai svolto tu, ma che svolgono i lobbisti in generale, cioè se noti che ci siano stati dei miglioramenti o degli atteggiamenti che in qualche modo siano diventati di natura più dialogante. E poi volevo, diciamo, che tu potessi anche in qualche modo fornire ai ragazzi, ai nostri studenti, diciamo, un po' di modus operandi rispetto a quali sono poi le attività che concretamente un lobbista deve svolgere nella propria attività.
Eccomi. Grazie. Questa è un'ottima occasione perché innanzitutto ringrazio il professore, perché veramente la cosa più importante è avere dei giovani davanti. Spesso in questo tipo di confronto si fanno quasi, diciamo, a porte chiuse tra addetti ai lavori, e che anche questo è un modo di confronto importante, ma è importante invece dialogare con voi, dialogare con dei ragazzi, con dei giovani, e sperando che poi appunto possiate interagire anche con noi facendoci delle domande. Io, dopo l'intervento del professore, potrei non dire più nulla sulla lobbying, perché il lobbying l'ha descritto perfettamente, è sua materia di insegnamento, ma anche sua grande esperienza, riconosciuta da tutti peraltro. E quindi non ho nulla da eccepire sull'impostazione che ha dato sul concetto di libertà, cioè la libertà di esercitare questa professione, questa attività che è un'attività vera, è un'attività per la quale bisogna studiare molto, perché non si può arrivare impreparati. Ma fino a qualche anno fa, chiunque fosse stato così chiamato, come lo ha fatto il professore poc'anzi con me, dicendo lui è un lobbista, e aveva un significato decisamente diverso. Il lobbista era visto come la persona che influiva negativamente, che era nelle segrete stanze, che confabulava chissà che cosa con la politica, neanche tanto con le istituzioni quanto con la politica. E quindi veniva definito, c'era una definizione che circolava, che era il sottobraccista, cioè colui il quale teneva sotto braccio il politico di turno nei corridoi del Parlamento. E questo era sussurrato. Erano momenti nei quali avere un documento, cercare di avere un'anteprima, voleva dire probabilmente avvicinarsi anche un po', in modo anche borderline, verso l'istituzione, che era rappresentata principalmente dalla politica. Oggi in Italia questo non è ancora stato superato, tant'è vero che è stato solo sfiorato il tema del traffico illecito delle influenze, un limite molto sottile, e che però bisogna anche in questo caso capire che se si va verso una regolamentazione, questa regolamentazione deve riconoscere il lobbista come una persona che deve operare in maniera professionale e quindi onesta, trasparente, pulita e mai corrotta. Come diceva il professore, io non conosco lobbisti in quanto tali che abbiano avuto procedimenti di un certo tipo. Ci sono gli affaristi, ci sono altri soggetti che però non appartengono a questa categoria. Come non lo può essere un avvocato che chiaramente ha delle regole, è scritto, fa degli esami, è scritto, ha un albo, un ordine. E la stessa cosa è per un lobbista, cioè per la persona che, come diceva giustamente il professore, deve influenzare e aiutare e coadiuvare in una situazione chiaramente democratica il bene anche sociale. E questo confronto, guai se non ci fosse, e come veniva richiamato, in una dittatura il lobby non esiste, non c'è questo contraddittorio, ma soprattutto non c'è questa spinta a portare un beneficio nei confronti dell'amministrazione pubblica, dell'ente pubblico, che ne ha un gran bisogno, perché questo confronto vuol dire capire quali sono gli effettivi interessi e cercare insieme di poter legiferare al meglio. E questo ne ha un vantaggio non certamente solo economico, ma spesso anche sociale. Io ho seguito le relazioni istituzionali anche per una ONG italiana, ma mica lo facevamo perché c'era uno scopo economico, era uno scopo umanitario, certo anche economico, perché poi per sostenere attività umanitarie ci vogliono anche i fondi,
ma non è fatto con quello scopo. Chiaramente quando pensiamo invece alle corporazioni, pensiamo a quelle del tabacco, pensiamo a quelle più, diciamo, più sporche, a quella del carbone. Ecco, non si fanno impianti di energia pulita, di fonti rinnovabili, perché c'è la lobby del carbone. Quante volte l'abbiamo sentito questo? Ma questo non è il sistema che viene rappresentato qua. Non è quello che io ho visto in tutti questi anni della mia esperienza. Ho visto una trasformazione e ho visto una definizione di lobbying oggi diversa già solo da 10 anni fa. E oggi ci sono società in Italia, non sono tantissime, ma ci sono società che hanno 50, 60, 100 persone che sono rappresentate a Roma come a Bruxelles e che fanno questo tipo di attività, lo svolgono normalmente tutti i giorni, ma con uno studio e con un'attività importantissima, con un monitoraggio legislativo, normativo, regolatorio, quotidiano, con un approfondimento, con anche una parte di intelligence, perché vuol dire cercare di capire anche il decisore pubblico dove sta andando, i gruppi parlamentari che cosa stanno pensando. Perché questo può stravolgere anche le attività non solo di un'azienda, ma di un intero comparto e magari anche di un'economia più ampia. Ecco perché si citava alle regioni. Perché motivo avrebbero le regioni di fare lobbying a Bruxelles? Perché devono preservare, perché devono anticipare i tempi, perché devono cercare di influenzare in maniera positiva. Quella influenza però è sempre stata vista, questo nome della influenza, come qualcosa che può essere negativo. Non è corruzione, è influenza, è confronto, è portare delle emozioni per le quali anche il politico, l'amministratore pubblico ha gli stimoli per legiferare e per fare le cose in maniera differente, ma non differente perché le fa a mio vantaggio, ma perché non è detto che il politico sappia esattamente quali sono i benefici che possono venire da una determinata azione. E quindi gli va spiegato. Questo confronto è un confronto pulito, non è un confronto di corruttela, è pulito. Ma è chiaro che se, ad esempio, dobbiamo introdurre un nuovo modello di trasporto come Hyperloop, e di cui pochi conoscono non solo l'esistenza, ma anche il funzionamento e le modalità, beh, ci dobbiamo confrontare, perché è giusto che la parte politica, la parte istituzionale, capisca quale possa essere questo sistema, e insieme si può vedere come si può adottare questo sistema per il bene pubblico, perché il beneficio è di tutti se mettiamo un altro nuovo sistema di trasporto. Così come citava il professore, è chiaro che poi in quel senso incontreremo anche degli ostacoli che sono dovuti ad altre lobby. Ha fatto un esempio chiarissimo, che è quello dello sharing della mobilità, che chiaramente ha visto la cosiddetta lobby dei taxisti avere dei problemi, cioè mettere a difesa i propri diritti e le proprie propensioni, perché ne avevano tutto il diritto, perché era legittimo, così come avete seguito la questione di Uber, avete seguito tutte trasformazioni che peraltro hanno tutte necessità di avere questo tipo di azione. Pensate a quante innovazioni sono state apportate anche nei nostri sistemi, questa dello sharing dai monopattini alle biciclette, al car sharing, ma pensiamo a tutto il mondo relativo alle consegne, all'e-commerce, alle consegne che voi conoscete da Deliveroo in avanti. Cioè, tutte queste attività che si introducono hanno la necessità di un confronto. Vengo a un punto però. Mi è stato chiesto se ho visto delle trasformazioni. Sì, ho visto delle trasformazioni, perché finalmente si ci può definire lobbisti senza pensare di essere tacciati di chissà che cosa, no? Quindi
e questo è, una, è un primo aspetto importante. Una battuta diceva: papà, che lavoro fai? Il lobbista. Sì, ma di lavoro cosa fai? Cioè, nel senso, è difficile spiegare all'opinione pubblica spesso, ma anche perché una parte i media e una parte i politici stessi vogliono far vedere di dover punire quasi chi fa questo tipo di attività. E questo, in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, si è sentito parecchio questo aspetto qui, anche dalla parte politica. Ma la parte politica, e qui faccio una provocazione, che ha bisogno di voi, che ha bisogno di una nuova classe politica che sia più preparata, che sappia queste cose, che le affronti ogni giorno, che le capisca, come state facendo in questa occasione. Invece abbiamo avuto una classe politica nell'ultimo periodo che non solo non sapeva che cos'era lobby, ma era sporco, quindi non ne parliamo nemmeno, ma non voleva neanche ricevere le aziende. Le aziende sono il tessuto, bisogna parlarli. Se poi c'è un'azienda che inquina, se c'è un'azienda che opera malamente, va denunciata, va messa al bando. Ma le aziende sono parte del nostro tessuto e parte della democrazia. E non è che la politica non deve parlare con le aziende. Cosa c'è di male in parlare con le aziende? O parlare attraverso un soggetto che in qualche caso è anche intermediatore, che è il lobbista, e che quindi porta delle informazioni anche in più, che sono utili alla democrazia, sono utili al funzionamento del sistema democratico, del sistema delle istituzioni. Questa è la mia esperienza, Alessandro, che in molti anni naturalmente si è trasformata, ma non perché prima facevamo delle cose in maniera diversa, ma perché lobbying non era neanche una definizione così usuale. Si usava per dire che si faceva lobbying all'anglosassone oppure all'italiana, che voleva dire che noi eravamo sporchi, ma l'anglosassone l'ha fatto bene, solo perché era regolata in maniera diversa. Forse entreremo in merito a una legge che è passata alla Camera, che è all'analisi del Senato adesso, che è proprio sulla lobby. Io ho molto da dire anche su questo, il professore sicuramente anche, però questo vorrebbe dire comunque cominciare a capire che è un settore da regolamentare, certamente, ma dove bisogna essere preparati. Ma ancora meglio, visto che qua parliamo di una scuola politica, essere preparati come nuova classe dirigente politica, come classe politica intelligente che sia preparata, che non ha più una base come avevamo qualche tempo fa, determinata ad esempio dall'aggregazione che comunque i partiti garantivano anche con delle scuole interne. Oggi questo è molto disperso, non c'è, e quindi occasioni come queste sono oro per capire che comunque, essendo informati, essendo preparati, si può lavorare in maniera corretta. Per ora mi fermo, Alessandro. Grazie. Allora, grazie Roberto, innanzitutto per questo tuo primo sguardo un po' sulla concezione del lobbista in Italia. Io aprirei subito il dibattito con voi e vedrei se ci sono un po' di spunti, di domande sia da Napoli che da Milano. Chiaramente vi invito, in particolare per voi a Napoli, se volete farlo, vi avvicinarvi al podio così possono sentire tutti. Il primo, vai Lorenzo. Ringrazio entrambi i relatori. Ho una domanda per il professor Petrillo. Vorrei chiedergli se a suo avviso per il sistema italiano sia migliore, per quanto riguarda la regolamentazione del lobbying, un modello degli incentivi, un modello della gabbia o un modello inclusivo, e quali siano i meccanismi normativi o di altra natura che siano efficaci per impedire l'aggiramento dei tempi di raffreddamento con partite IVA o con incarichi esterni o consulenze, quindi che aggirino il divieto appunto di assumere, di riceverne da parte di aziende o gruppi di interesse entro i tempi definiti, e come si eviti appunto nei casi dell'istituzione dei registri l'aggiramento degli stessi attraverso incontri informali in luoghi privati. E più in generale, come si faccia in un sistema in cui sono forti i gruppi di interessi, soprattutto è debole il finanziamento pubblico ai partiti, a evitare che le prime, i gruppi di interessi,
si comprino, cioè, o quantomeno finanzino tutti i membri, ad esempio, del Congresso, come succede negli Stati Uniti, quindi talune posizioni poi divengano insostenibili. Penso, per esempio, alla, diciamo, al divieto, alla diffusione, al divieto, diciamo, di proliferazione delle armi. Rispondo subito? Voglio fare un secondo giro di domande. La domanda è talmente ricca che, se volete, rispondo subito. Presto, presto. Allora, cerco di essere veramente sintetico, perché qui sarebbe l'intero corso da 48 ore che tengo Luis, e quindi, come dire, riassumo in 4 minuti. Se noi diamo uno sguardo comparato alle democrazie, possiamo individuare 3 modelli di regolazione. Io non credo nella modellistica che lei ha citato, che è quella della gabbia, dell'incentivo, a me non piace quella modellistica, ne formulo un'altra. 3 modelli di regole, no? Allora, il primo modello è l'approccio canadese, britannico, che chiamiamo di regolazione trasparenza. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che in questi paesi, in Canada, Gran Bretagna, Australia, Israele, Nuova Zelanda, in Francia, in Irlanda, che cosa hanno fatto questi paesi? Hanno introdotto delle regole molto chiare in cui hanno previsto per chiunque fa attività di lobbying di iscriversi in un registro pubblico dichiarando all'atto di iscrizione quali sono gli interessi rappresentati, se questa attività è retribuita, chi la retribuisce, e poi prevedendo delle rendicontazioni che possono essere ogni 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. Questa è una prima cosa. Ma al tempo stesso in questi sistemi hanno imposto regole vere di trasparenza in capo al decisore pubblico. Cioè, ad esempio, anche i decisori pubblici tengono un registro degli interessi di cui sono portatori, perché noi spesso ci dimentichiamo che i decisori pubblici sono persone fisiche, non computer. Anche loro hanno dei loro interessi, anche loro vanno alla partita la domenica o vanno al teatro il venerdì sera. E allora, in questi sistemi è stato imposto anche a loro di rendicontare. Ad esempio, sempre in questi ordinamenti, che cosa si è previsto? Si è previsto che il finanziamento sia tracciato sopra, faccio l'esempio della Gran Bretagna, sopra le 5 sterline, cioè sopra qualsiasi finanziamento su base annua, anche non cash, ma in servizi, una cena, la messa a disposizione di un assistente piuttosto che di un aereo, deve essere iscritto in un registro. Chiunque di noi, con un semplice clic su Google, viene a sapere gli interessi dei portatori, dei lobbisti, gli interessi dei decisori pubblici, ma sempre viene a sapere, ad esempio prevedendo l'obbligo per i decisori pubblici di tenere traccia degli incontri avuti con i portatori di interessi, quando ci sono stati questi incontri. Luogo pubblico o luogo privato non rileva, è la funzione che rileva. Quindi tu, decisore pubblico, se lo incontri a casa tua, al ristorante o nella sede, sei sempre il decisore pubblico, non è che è il luogo fisico a determinare la tua funzione. Tanto che in alcuni casi si è posto un problema, ad esempio in una vicenda famosa, la figlia di un decisore pubblico sposata con un lobbista, il lobbista che va a pranzo e a cena a casa dei genitori della figlia, il decisore lo deve rendicontare oppure no? E lì la risposta che ha dato il giudice britannico è stata: lo deve rendicontare se l'argomento della cena non sono i rapporti di famiglia, ma sono anche questioni di lavoro, anche se è la cena della domenica a casa. Allora, il primo modello è questo, ora l'ho sintetizzato, regolamentazione e trasparenza, cioè norme che impongono la trasparenza del processo decisionale. Chiunque con un clic può sapere chi sono i soggetti che sono intervenuti durante la fase della decisione. E quindi viene a sapere come mai il decisore a un certo punto ha deciso di soddisfare l'interesse di Uber piuttosto che l'interesse dei tassisti, o viceversa. Io lo posso ricostruire facilmente. Per fare un esempio, potremmo dire che in questi ordinamenti il luogo della decisione ha le pareti di vetro. Noi rimaniamo fuori, ma vediamo e sentiamo tutto quello che accade dentro. Secondo modello di regolazione è il modello di regolazione partecipazione. E noi lo troviamo negli Stati Uniti d'America, che è l'archetipo di questo modello, ma anche a livello di Unione Europea, intesa come Parlamento, Commissione e ora anche Consiglio, ma anche ad esempio in Germania, in Giappone. Cioè,
Questo secondo modello è identico al primo, quindi ha le stesse previsioni del primo. Che cosa c'è in più? In più c'è che le costituzioni di questi paesi, o comunque le leggi fondamentali di questi paesi, prevedono per i lobbisti un vero e proprio diritto a sedere al tavolo della decisione. Però tenete presente che è tutto trasparente. Che vuol dire a sedere al tavolo della decisione? Attenzione, non vuol dire a co-decidere. Vuol dire che il decisore pubblico ha l'obbligo di coinvolgere i portatori di interessi quando decide. Ma poi la responsabilità della decisione resta in capo a lui. Faccio degli esempi, visto che lei lo ha citato. Stati Uniti d'America e finanziamento della politica, come avviene? È solo, essenzialmente è solo privato, perché il finanziamento pubblico c'è negli Stati Uniti. È talmente scarso, basso, che tutti i candidati lo rifiutano al finanziamento pubblico, rifiutano il finanziamento pubblico e quindi vanno al privato. Come funziona? È molto interessante. I gruppi di pressione creano dei PAC, Political Action Committee. Noi li potremmo tradurre in gruppi di azione politica. Monotematici. Che voglio dire? Io creo un PAC per introdurre una legge che vieti l'utilizzo di armi ai minori di anni 20. Oppure io costituisco un PAC per vietare l'aborto. Oppure io costruisco un PAC per finanziare la costruzione di una mega autostrada da A. Okay? Quindi tutti i PAC hanno degli argomenti ben precisi. E a questo punto c'è un responsabile del PAC che inizia a dire pubblicamente: tutti coloro che sostengono il mio interesse, questo obiettivo, versino soldi nel mio PAC. Il PAC è un contenitore, un salvadanaio, potremmo dire, in cui iniziano ad arrivare i soldi di chiunque, singoli cittadini, aziende, imprese, associazioni, condividano quell'interesse. Ok? A un certo punto si chiude la raccolta di finanziamenti legati a questi PAC e il responsabile del PAC dice ai candidati: qual è il candidato che vuole inserire nel proprio programma elettorale questo interesse? Il candidato che accetta, io gli porto il mio finanziamento. Ok, vedete, lei ha detto: così si comprano i deputati. Punto di vista. Io costruisco in questo modo l'agenda politica del candidato. La Corte Suprema degli Stati Uniti, quando a un certo punto sotto la presidenza Obama fu approvata una legge che limitava questi strumenti, i PAC, la Corte Suprema l'ha dichiarata incostituzionale, dicendo: ma che stai scherzando? Questo, lo strumento dei PAC risponde al primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America. Il primo emendamento, noi leggiamo, c'è scritto right to petition to the government. Se voi vi prendete Wikipedia, trovate tradotto questo right to petition to the government in questo modo: diritto a presentare petizioni al governo. Io, lo studente che mi dice che il right to petition to the government si traduce con diritto a presentare petizioni al governo, lo boccio la prima volta, mi segno il nome, lo boccerò a vita finché potrò. Perché, cioè, è una roba che anche la traduzione giuridica richiede un minimo di intelligenza. Il primo emendamento del 1791, che vuol dire petition nel 1791? Lobby. La parola lobby, quella che noi usiamo oggi per parlare di lobby, nasce intorno al 1830. Prima di allora si diceva petition. Quindi petition è lobby. Petizione da noi è un'altra roba, non c'entra niente. Government, mica il governo. Government è l'apparato dell'esecutivo nel suo complesso. Quindi il primo emendamento, ti dice la Corte Suprema, fissa il diritto a fare lobby. E il diritto a fare lobby vuol dire che io, lobbista, partecipo, ho il diritto a partecipare a costruire il programma di un partito politico o di un candidato. In che modo? Attraverso i PAC. Ora, qual è il punto? Che tutto è trasparente, tutto è regolato da un'agenzia, da un'autorità indipendente che si chiama Federal Election Commission, FEC, e se lei va sul sito internet www.fec.gov, fec.gov,
Lei sa per filo e per segno chi è che ha messo in piedi il PAC, qual è l'interesse, chi è che ha dato più di 5 dollari su base annua per sostenere quell'interesse e quei soldi a chi sono andati a finire. Cioè, in questo secondo modello di regolazione, io ho costruito un meccanismo per cui c'è un diritto del lobbista a contribuire al processo decisionale a tal punto da poter fissare anche il contenuto dell'agenda politica. Ma ho dato la garanzia al cittadino e all'elettore di sapere tutto il processo, di conoscere tutto il processo e quindi anche di decidere. Ovviamente questo sistema si basa sul fatto che l'elettore non sia un idiota, che l'elettore si informi, che l'elettore perda un minuto per andare a vedere il sito internet, cosa che capita, Stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, dove, come forse sapete, il diritto di voto non è come da noi, no? Da noi c'hai 18 anni e voti. Lì non funziona così. Da noi, negli Stati Uniti, ogni Stato ha la sua legge elettorale, anche a livello federale. In alcuni Stati, per votare, devi avere una dichiarazione dei redditi. Se non produci reddito, non hai il diritto di voto. In altri Stati, devi avere una residenza. Se non hai la residenza, ad esempio senza tetto, non puoi votare. In altri stati non devi avere la fedina penale sporca, quindi diciamo, il diritto di voto è un concetto non universale come quello europeo. Bene, e quindi però questo forse fa sì che venga esercitato meglio. Dunque, questo è il secondo modello. Per fare un esempio potremmo dire, sempre con l'esempio delle pareti di vetro, no, a me non dà fastidio, no, professore, non mi dà fastidio, io anzi... amo essere baciato dal sole perché, come si suol dire, il sole bacia i belli e quindi ho questa vaga sensazione, diciamo. Ma vado velocemente, scusatemi. Per tornare all'esempio del primo modello, trasparenza, il luogo della decisione alle pareti di vetro. Bene, questo secondo modello alle pareti di vetro, la differenza rispetto al primo modello è che i lobbisti siedono al tavolo, però non assumono la responsabilità della decisione. Perché la decisione resta, la responsabilità resta in capo al decisore. C'è questa parola bellissima in inglese, accountability, no? Che noi non sappiamo tradurre, ma che potremmo dire essere assumere le decisioni e rendere conto delle decisioni che hai assunto. Poi c'è il terzo modello. Il terzo modello è quello italiano. No. Il terzo modello è quello italiano. Però devo dirvi che non siamo soli, perché ad esempio a livello europeo abbiamo la Grecia, la Spagna e il Portogallo. Ma a livello mondiale abbiamo dei grandi paesi e io purtroppo sono dovuto anche andare lì fisicamente per studiare come si dipanava la regolamentazione in questi paesi. In primo luogo il Brasile, poi abbiamo la Colombia, il Costa Rica, il Messico, l'Argentina. E poi recentemente si sono uniti in questo modello, che come vedete è quello più popolato di tutti, anche la Polonia, la Romania, la Lituania, l'Estonia, la Lettonia. Cioè, un bel modello. Come si chiama questo terzo modello? Questo terzo modello l'ho chiamato modello di regolamentazione strisciante ad andamento schizofrenico. Sono contento che vi faccia ridere. Fa ridere anche gli studenti stranieri quando glielo descrivo e lì sintetizzo in snake model perché tutto il resto è troppo complicato. Ma perché? Qual è la caratteristica di questi paesi? Beh, sono essenzialmente due. La prima caratteristica, in questi paesi noi abbiamo una marea di norme sul lobbying, anche in Italia, ma una marea, solo che sono sparse. Sono sparpagliate nell'ordinamento, sono frammentate nell'ordinamento, te le devi andare a cercare. Confuse in altre norme, voi trovate delle normette che riguarderebbero anche l'attività di lobbying o comunque la relazione tra il lobbista e il decisore pubblico. In questo senso strisciante, perché vedete, le norme sul lobbying in questi paesi strisciano al pari di un serpente sulla sabbia di un deserto. Voi potete riconoscere il sibilo del serpente oppure vedere la traccia sulla sabbia, quindi... Dite, c'è, ci sarà da qualche parte, ma dove? Dovete mettere a cercare, è difficile. Ma la seconda caratteristica è quella che vi ha fatto ridere. Cioè, queste norme, pure presenti nell'ordinamento giuridico, vengono costantemente e scientemente disapplicate dagli stessi legislatori che le hanno introdotte. Allora, come forse sapete,
in psichiatria si chiama schizofrenico, l'atteggiamento appunto di colui che dichiara di voler fare una cosa e poi fa tutt'altra. Per questo questo terzo modello si chiama in questo modo. Torniamo alla metafora. Le pareti, com'è il luogo della decisione in questo terzo modello? Beh, potete immaginarlo come una, un antico caffè ottocentesco o una brasserie bavarese sempre ottocentesca. Cioè, voi entrate e c'è un tanto fumo, perché tutti fumano, c'è scritto vietato fumare, ma tutti fumano e questo non vi consente di riconoscere chi siede al tavolo, chi parla, non si capisce. Ecco, più o meno questa è la metafora, il luogo della decisione lì c'è, sapete che c'è, ma non si capisce. A me ha fatto molta impressione quando ero capo dell'ufficio legislativo, ormai tanti anni ha, nel 2006, del Ministero dell'Agricoltura, mi ha fatto molta impressione la legge di bilancio, l'approvazione della legge di bilancio in Italia. È un fenomeno antropologico, dovremmo chiedere ai professori Niola e Moro di farci un'analisi. Perché è un fenomeno antropologico? Perché tuttora è così, guardate. Poi immaginatevi una sede, una stanza come questa, poi nel clou si sposta in una stanza più grande, la sala della... Però immaginate una sala come questa, la commissione di bilancio, con un tavolo circolare. Durante la votazione della legge di bilancio, che è il provvedimento più importante, non solo in Italia, ma in tutte le democrazie. Perché? Perché è quello che sposta miliardi di euro in entrata e in uscita. Poi in questa stanza, dove si votano gli emendamenti che cambiano il volto al bilancio del nostro paese, è il caos più totale. C'è il presidente di turno che fa così, non so se sapete che le modifiche ad una legge si chiamano emendamenti, ad un disegno di legge, e ogni emendamento ha una sua numerazione. 1.1 è il primo emendamento all'articolo 1. 1.2 è il secondo emendamento all'articolo 1, no? Ma voi immaginate la scena, il presidente 1.1 approvato, 1.2 approvato, 1.3 bocciato, 1.4 bocciato, 1.5 bocciato, 1.6, ma io 1.7 bocciato, 1.8 bocciato, 1.9 bocciato, 1.10 bocciato, tutto questo per qualcosa come 30, 35, talvolta perfino 60.000 emendamenti. Tanto che a un certo punto, quando sono intorno all'una, alle due di notte, dopo tre giorni senza sosta, perché la commissione viene convocata ad horas, che vuol dire? Vuol dire che tu l'hai convocata il primo giorno e la mantieni aperta per tutto il tempo. Questo che cosa ti consente di fare? A un certo punto la sospendi, mezzanotte. Dice. Sospendiamo i lavori, riceverete un messaggio per la riconvocazione. I più se ne vanno, i più furbi restano, perché è il momento clou. A mezzanotte e mezza scatta il messaggio. È così che quelli che magari pensavano, ne torno a casa, riposo, vado a mangiare qualcosa, restano fregati, stanno fuori, devi tornare alla camera, ci vuole un po' di tempo, tu la riconvochi dopo pochissimo, o meglio, è un tempo tecnico, quello che consente di dare l'idea che posso andare via, invece non devo andare via, e a quel punto si votano in fascicoli. Che vuol dire? Neanche più l'emendamento. Mettiamo in votazione il fascicolo, il primo fascicolo presente sul tavolo, ma che c'è dentro? Wow. Approvato, ma che c'è dentro? Si sa. D'altronde, vedete, lo diceva un grande statista, voi non dovete mai chiedere come vengono fatte le salsicce e le leggi, perché se lo sapeste, diciamo, tendereste né a non a mangiare le salsicce e non a provare le leggi. Ecco, ho provato, spero, a dare in questo modo una risposta alle sue domande. Lei poi mi chiedeva come si fa a evitare il revolving door, cioè questo fenomeno, il cambio di casacca, eccetera. Ci sono delle norme. Nel primo modello, trasparenza, nel secondo modello, noi abbiamo delle norme molto chiare al riguardo, che impediscono a chi ha avuto una carica pubblica di assumere il ruolo di portatore di interesse dopo, se non dopo, un periodo che si chiama di cooling off, cioè di raffreddamento, che varia da 1, 2, 3 fino a 5 anni. Dipende da che cosa? Dall'importanza della carica pubblica ricoperta e anche dalla carica privata che vai a ricoprire. Ma attenzione, queste regole hanno un costo. Perché? Perché in quegli ordinamenti in cui si prevede il cooling off, nel periodo di raffreddamento in cui tu non puoi assumere l'incarico, io ti continuo a pagare. Cioè, faccio un esempio.
Io ho cessato le funzioni di capo di gabinetto del Ministro dell'Ambiente a, mi pare, gennaio 2000, poco prima del cambio di governo, perché non potevo più rimanere per motivi universitari e poi perché mi ero stato eletto vicepresidente di questo organismo dell'UNESCO. Quindi a gennaio del 2021, la mattina dopo avrei potuto benissimo fare il direttore delle relazioni istituzionali di Eni, cioè della principale multinazionale con la quale io interloquivo con la veste di capo di gabinetto dell'ambiente, perché in Italia non c'è nessuna norma che mi impedisce di farlo. Il mio omologo americano deve rimanere fermo 5 anni e non può assumere alcun tipo di incarico in un contesto di nessun tipo, non solo le relazioni istituzionali, in aziende private con le quali ha avuto interlocuzione. Ma in quei 5 anni continua a prendere lo stipendio di capo di gabinetto del Ministro dell'Ambiente. Diciamo che la norma sui capi di gabinetto è una di quelle, diciamo, più oscure. Cioè, non è che è gratis sta roba. Ma lo stesso discorso viene a livello europeo. I commissari europei per 3 anni dopo l'incarico non possono assumere determinate funzioni. Per questo continuano a percepire il compenso di commissario europeo. In Italia lo può fare. Certo, sì. In Italia l'unica regola di incompatibilità per i direttori generali riguarda le società sottoposte alla vigilanza del Ministero stesso. Spiego meglio. Ecco, qui c'era Alberto Gambescia, che è l'amministratore unico di una società vigilata dal Ministero dell'Economia. Okay? Al Ministero dell'Economia c'è un direttore generale, un dirigente di prima fascia, che esercita funzione di vigilanza su studiare sviluppo, come su altre società del MES. Ecco, la legge ti dice che tu non puoi cessare le funzioni di direttore generale di quella divisione e andare a fare l'amministratore delegato o il dirigente della società che hai vigilato. Quindi l'unico conflitto è legato al fatto che esercitavi funzione di vigilanza, quindi non puoi andare dal tuo vigilato, ma puoi fare tutt'altro. No? Come? No, la legge ti dice 3 anni e questa è stata un'introduzione del decreto legislativo 39 del 2013 che a valle della legge Severino ha previsto queste condizioni di incompatibilità. Simili condizioni di incompatibilità in Italia ci sono anche per i membri delle autorità amministrative indipendenti. I componenti delle autorità cessate dall'incarico per un certo periodo non possono assumere incarichi, ovviamente, in aziende che erano sottoposte al controllo dall'autorità amministrativa. Che ne so, il commissario dell'antitrust, che quindi ha esercitato funzione di vigilanza praticamente su qualsiasi azienda presente sul mercato, per 3 anni dalla cessazione dell'incarico non può andare ad assumere funzioni di quel tipo. Viene pagato per non andare ad assumere funzioni di quel tipo. Ma anche qui, vedete, grazie professore, perché questa è un'ulteriore conferma della natura strisciante. Cioè, noi non è che abbiamo una norma omogenea che dice tu hai quell'incarico cessato il quale non puoi assumere questi altri. No, abbiamo delle norme spot, appunto. Addirittura, pensate, l'autorità amministrativa indipendente cambia a seconda di autorità in autorità. Perché? Perché ogni autorità amministrativa è stata istituita con una legge. E quindi la legge che istituisce la GCOM prevede alcune condizioni di incompatibilità. La legge che istituisce l'antitrust prevede altre, la legge che istituisce ANAC altre, quindi cambiano, no? Tutte, il che è una cosa strana. La RAI, se tu sei nel consiglio di amministrazione della RAI, non puoi cessato alcune cariche per 1 anno. Questo è l'esempio italiano. Però, quindi, esempi, esperienze straniere ce ne sono virtuose, hanno portato dei risultati, e potrebbero benissimo essere introdotte in Italia, ma per ora, non, salvo appunto questa normativa strisciante, non si vede la luce. E poi, a proposito di schizofrenia, diciamo, di modello italiano, un'altra norma è quella sul pantouflage, che diciamo, è una norma che ha previsto delle sanzioni draconiane in caso di, diciamo, violazione del cosiddetto periodo di cooling off e raffreddamento, però si sono dimenticati di scrivere chi le mette in pratica. Cioè, chi è l'autorità che deve, ha il potere di emettere le sanzioni? Allora, lei fa riferimento al disegno di legge. Lei fa riferimento al disegno di legge approvato alla Camera a gennaio. Allora, lo diceva già il collega, posso
il collega. Disegno di legge, alla Camera è stato approvato questo disegno di legge. Tenete presente che il primo disegno di legge per regolare il lobbying è del 1976. Da allora si sono alternate 112 disegni di legge, di cui uno e mezzo di iniziativa governativa. Il primo e unico di iniziativa governativa risale al governo Prodi. Allora il presidente del Consiglio Romano Prodi chiese a me e al consigliere di Stato Michele Corradino di costituire una commissione di studio per redigere un disegno di legge sul lobbying. Noi scrivemmo questo disegno di legge che poi il Consiglio dei Ministri approvò a novembre del 2007, se non sbaglio, e lo mandò in Senato. Questo è stato il cosiddetto disegno di legge Sant'Agata, perché Sant'Agata era il ministro per l'attuazione del programma di governo che con Prodi firmava il provvedimento. Poi, come probabilmente saprete, il governo Prodi cadde, mi pare, a febbraio, a marzo, e quindi il disegno di legge naufragò. Il mezzo risale invece all'estate 2012. Aspettate, controllo, vi dico perché. Vi dico, c'è un motivo, devo controllare. 2013. Non avete visto. 2013. Perché governo Letta. Enrico Letta chiede al consigliere di Stato Roberto Garofoli, che all'epoca era segretario generale di Palazzo Chigi, che adesso è sottosegretario di Stato, e al sottoscritto, di costituire una commissione di studio per elaborare un disegno di legge sulle lobby. Noi, diciamo, lo scriviamo, non è che c'era bisogno di perdere tanto tempo, perché c'era già, però mettiamo alcuni accorgimenti, delle novità. Questo disegno di legge arriva in Consiglio dei Ministri. Io non so se voi sapete, ma tutto quello che arriva al Consiglio dei Ministri prima viene discusso da un organo che si chiama Pre-Consiglio dei Ministri. È una riunione che si tiene in genere 24-48 ore prima del Consiglio dei Ministri, in cui i capi di gabinetto, i capi degli uffici legislativi dei vari ministri discutono quello che andrà al Consiglio dei Ministri. Devo dire che sotto il governo Draghi non si fanno quasi più i pre-consigli dei ministri, però in precedenza, chi è venuto a spiegarlo? Comunque, professor Antonio Cilento. Ah sì, certo, come no, Anto. E già questo disegno di legge viene portato al Consiglio dei Ministri e già si capisce che tira una brutta aria, perché iniziano tutti a massacrarlo. Vabbè. Il Presidente del Consiglio Letta però era convintissimo, perché era lo stesso Presidente del Consiglio che aveva fatto il decreto legge per sopprimere il finanziamento pubblico dei partiti, e quindi lui riteneva le due leggi parallele. Cioè diceva: io tolgo il finanziamento pubblico dei partiti, ci sarà solo il finanziamento privato, ho bisogno di regolare il lobbying. E nel disegno di legge noi ci eravamo perfino spinti, su indicazione di Enrico, a dire che cosa? Che chi era iscritto nel registro dei lobbisti non poteva finanziare la politica, perché se fai lobbista non puoi finanziare. Il disegno di legge arriva al Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri boccia il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio. Non sapendo come uscirsene, il Consiglio dei Ministri fa un comunicato stampa in cui dice: abbiamo deciso di assegnare ulteriore istruttoria per studiare ulteriori modelli normativi, e poi il provvedimento di lì e poco è morto. Me lo ricordo perché io dovevo partire, mi ero appena sposato, e dovevo partire per il viaggio di nozze. Io mi sono sposato il 29 giugno del 2013, il 10 luglio dovevamo partire per il viaggio di nozze, e la mattina mi chiama il Presidente del Consiglio e dice: oggi va in Consiglio dei Ministri il tuo disegno di legge, ci devi stare. Io dico a mia moglie: ci avevamo le valigie fatte, dovevamo andare in un'isola bellissima. Mia moglie mi guarda, queste sono le cose che le mogli fanno appena, o i mariti appena ti sei sposato, dopo non lo fanno più, mi guarda e dice: rinviamo. Posso capire, dai, no, io studio questi temi da una vita, finalmente la legge, eccetera, eccetera. Tornai a casa distrutto, infatti non mi trattenni, i giornalisti che mi intervistarono gli raccontai cose che non avrei dovuto raccontare, perché non... Ecco, quindi, ora però, detto ciò, tutti i tentativi sono falliti. E la Camera è riuscita a fare quello che non si era mai riusciti a fare,
Cioè, per la prima volta, almeno da una delle due rami del Parlamento, è stato approvato il disegno di legge. Un disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Silvestri dei 5 Stelle, ma con dentro le proposte di praticamente tutte le forze politiche. Personalmente credo che non sia una bella legge, ma è meglio avere questa legge che non avere niente. Io dico, continuo a dirlo, so che molti amici lobbisti sono contrarissimi, ma io ritengo che in questo caso, nella situazione in cui ci troviamo, sia meglio avere una legge scritta male, con tanti problemi, perché, ve ne faccio esempi alcuni, la definizione che dà di decisore pubblico per me è sbagliata, perché per questo disegno di legge il decisore pubblico coincide col decisore politico. Ma il decisore pubblico non è solo quello politico, cioè quello eletto. Il direttore generale di un ministero non è sottoposto agli obblighi di trasparenza della legge. Ma diciamo, chiunque di noi sa che se tu vuoi ottenere qualcosa, 9 volte su 10 è inutile che vai dal ministro o dall'assessore, ma devi andare dal direttore generale per ottenere davvero qualcosa, no? Poi magari dal ministro ci vai dopo, per come dire, ma prima devi andare dalla struttura amministrativa che ti deve dire si può fare, si fa così, se il ministro mi dà l'input, a quel punto vai dal ministro. Se tu vai dal ministro, la struttura, anche perché i ministri passano, la struttura resta, è quella che nel bene o nel male mantiene, diciamo, le sorti del paese più o meno in piedi. Ma un altro esempio, Confindustria è esclusa dagli obblighi di trasparenza di questa legge. Io l'ho detto in un convegno recentemente con Confindustria, in LUIS tra l'altro, quindi dovevo essere cauto, poi la LUIS mi paga, quindi come dire devo essere molto cauto, però ho detto palesemente quello che penso, cioè che Confindustria ha fatto male, perché rischia con quella esclusione che qualsiasi attività di lobbying posta in essere da Confindustria, un magistrato domani mattina lo equipari a traffico illecito di influenze, perché uno degli aspetti positivi di questo disegno di legge, della legge semmai ci sarà, è che finalmente definisce il confine del traffico lecito, cioè dell'influenza lecita. Per cui tutto quello che viene fatto al di fuori della cornice fissata dalla legge, in automatico dà contenuto alla fattispecie penale. E quindi finalmente, diciamo, a questo punto. Ecco, questa è la mia. Allora, mentre si prepara una seconda domanda, io volevo chiedere a Roberto. Non so che abbiamo. Questa cosa non so. No, volevo fare una domanda al professore. Invece, scusami, quando invece quel tentativo del Ministero dell'Agricoltura, no? Perché a un certo punto il Ministero dell'Agricoltura decise e deliberò anche un regolamento e fu il primo. Come si inserisce, che non ricordo bene, tra i due momenti che hai descritto? Allora, poi arrivo sulla legge, io non sono d'accordo su questa, preferisco non averla fatta così, ma adesso poi ne discutiamo. Ma questa era una domanda, perché poi tu sei stato anche al Ministero dell'Agricoltura. Sì, ma noi lo facciamo apposta. Che volevamo. Se no poi... Fa parte del modello strisciante italiano, a cui devo dire ho molto contribuito. Cioè, nel senso che alcuni ministeri a un certo punto hanno iniziato ad adottare delle proprie norme per regolare il rapporto con i lobbisti. Il primo è stato il Ministero dell'Agricoltura. Il ministro del governo Monti, ministro Catania. Catania è un dirigente della pubblica amministrazione che, nominato ministro, lui aveva una grande esperienza a Bruxelles, mi dice: senti, io qui non riesco a gestire le grandi organizzazioni di questo settore, di quello agricolo, che poi sono il vero Ministero dell'Agricoltura, e quindi mi serve uno strumento che consenta di dialogare con loro in maniera trasparente. E gli creo questo meccanismo. Cioè, che cosa fa Catania? Con un proprio decreto dice: d'ora in avanti, chiunque voglia esercitare pressione presso il Ministero dell'Agricoltura al fine di ottenere vantaggi o svantaggi di ogni tipo, da emendamenti, norme, decreti, provvedimenti, avvisi, bandi, si deve registrare, nel registro deve indicare gli interessi che rappresenta e noi tracciamo ogni azione di lobbying di questo soggetto. Apri di cielo, è stata una tragedia, una vera e propria tragedia, perché le principali organizzazioni lobbistiche del settore si rifiutarono di registrarsi e il ministro fece allora una circolare al direttore generale dicendo: voi non potete incontrare chi non si è registrato. È successo il finimondo. Appena è cambiato il ministro, il primo atto
del nuovo ministro è stato cancellato. È stato abrogare il registro per la trasparenza, così si era chiamato, istituito dal ministro Catania. Poi ce ne sono stati altri registri, perché Calenda, ministro dello sviluppo economico, prende il decreto Catania dell'agricoltura, lo copia e lo porta allo sviluppo economico. Poi c'è stato, poco prima c'era stato, devo dire, Riccardo Nencini, che oggi è presidente della Commissione Cultura del Senato, ma all'epoca era vice ministro alle infrastrutture, che per quanto riguardava il suo ambito di competenza fece la stessa cosa. Poi si è esteso alla ministra Madia, ma anche lì cambio di governo soppresso, mentre per lo sviluppo economico il ministro Di Maio estese il registro dei lobbisti dello sviluppo economico al Ministero del Lavoro. Recentemente i registri ci sono ancora, ma l'aggiornamento avviene una volta l'anno, quindi devo dire che il MATM, in realtà il Ministero dell'Ambiente, il ministro Costa, insediatosi a giugno, mi pare, sì, a giugno, il 2 giugno, il 2 agosto, con un proprio decreto, anche lì istituisce il registro dei lobbisti, ma si spinge oltre, istituisce l'agenda degli incontri, obbligando se stesso, i sottosegretari, tutto lo staff di gabinetto e tutti i direttori generali a rendere pubblici, in un registro aggiornato settimanalmente, ogni venerdì, gli incontri avuti. Non contento, Costa fa una cosa ancora peggiore. Cioè, voi non so se sapete, ma i dipendenti pubblici devono rispettare un codice di comportamento. Se non lo rispettano, hanno delle sanzioni, fino al licenziamento. Allora, che cosa fece Costa? Poiché il decreto suo non aveva sanzioni, perché non è che potevi sanzionare, ha fatto modificare il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Ambiente, prevedendo l'obbligo del registro, quindi tutte le disposizioni di quel decreto erano confluite là dentro, prevedendo anche il licenziamento se tu non aggiornavi il registro. Cambia il governo, e diciamo, l'attuale ministro, non favorevole a questo meccanismo che rendeva pubblici tutti gli incontri, e io vi posso dire che noi abbiamo avuto grandi realtà che non si sono rifiutate di incontrare il ministro, anche me, perché non volevano rispettare l'obbligo di trasparenza. Si rifiutavano di firmare i moduli che noi gli davamo. Si rifiutavano. Perché noi dicevamo, no, ma perché dobbiamo far sapere a tutti che siamo venuti da... Non ci venì. Chi ti costringe? Questi erano infuriati. Alla fine, devo dire, è stato comunque smantellato questo sistema, quindi oggi non c'è più. Ma questo mi interessa, questo punto, per spiegare ai ragazzi quanto vedete sia importante essere assolutamente molto preparati su tutti questi temi. Allora, quando si dice faccio il lobbista, vuol dire conoscere tutti questi meccanismi, anche districandosi in quella schizofrenia che c'è, che io conosco, ma che molti colleghi lobbisti sanno perfettamente, che se le società di lobbying sanno perfettamente, perché monitorano ogni giorno e sanno perfettamente tutti questi meccanismi. Però vuol dire che alla base di tutto c'è una preparazione di chi vuole intraprendere questo tipo di percorso, perché è una professione, un'attività seria, è qualcosa che ha bisogno di preparazione, una preparazione giuridica, una preparazione su tutti i meccanismi dello Stato, e quindi questo vi deve portare a capire che quella trasparenza di cui si parla è alla base, perché comunque bisogna prima di tutto studiare molto su questo. L'altra cosa per cui non sono d'accordo su questa legge è proprio un po' gli aspetti, intanto che il professore rimarcava il fatto che le grandi organizzazioni come Confindustria, ma anche come i sindacati, siano fuori da questo meccanismo, i grandi manager di Stato siano fuori da questo meccanismo. Il problema del rifiuto spesso è avvenuto anche perché in alcuni casi, naturalmente, per la trasparenza viene anche richiesto di dare non solo le motivazioni, ma dire perché quel processo di confronto è iniziato. Ci sono degli elementi che vanno un po' al di là, cioè se io sono un'azienda e ho commissionato uno studio di mercato che magari mi è costato anche parecchio per avviare un'attività che oggi non c'è ancora magari nel sistema italiano, e renderlo
renderlo completamente open source significa anche poterlo mettere trasparente nei confronti della concorrenza. Allora io non potrei, come Hyperloop, piuttosto rinuncerei ad andare con meccanismi di questo tipo, perché non potrei oggi, su una nuova tecnologia, scoprire troppo su quanto io voglio andare a illustrare. Cioè, se tra due aziende ci sottoscriviamo un NDA per dirci qualsiasi cosa, in quel caso non c'è. Allora, d'accordo sulla diciamo sulle pareti di vetro, però ci sono condizioni dove effettivamente non si tratta di secretare qualcosa, ma si tratta di libera concorrenza, ma anche di concorrenza. Quindi non posso neanche espormi nei confronti di chi a quel punto viene a conoscenza prima di tutti di sistemi che sono miei e che sono, ecco. Quindi questo è un elemento sicuramente di discussione, oltre a quelli che conosciamo e che giustamente hai citato. Sicuramente andiamo anche oltre. Per me ci sono anche, vado oltre nel senso che l'attività di lobbying, cioè il lobbista, dovrebbe comunque sostenere un esame, dovrebbe comunque essere abilitato in qualche modo, perché le cose che abbiamo sentito dal professore sono solo alcune degli elementi che il lobbista che lo fa veramente di professione deve conoscere, deve sapere, e sono aggiornamenti costanti. Quindi questo è solo una parte, e quindi questo significa avere delle persone preparate. Insisto sull'altro punto, però bisogna creare le condizioni dove le persone preparate siano da una parte e dall'altra, perché anche il decisore deve essere preparato, e anche il decisore deve avere una formazione importante. Decisore che non necessariamente, giustamente, deve essere politico, perché il politico ha una sua area di decisione, poi i decisori sono le authority, sono i funzionari, sono i dirigenti di primo livello, primo, secondo livello, secondo il livello in cui andiamo. Può essere un segretario generale di un comune, può essere un direttore generale di un ASL, cioè, ci sono tanti decisori che non sono necessariamente politici. Poi se vogliamo vederli politici, questo secondo me è sbagliato, perché quelli sono decisori. La parte politica ha la sua funzione. Allora, su questo c'è bisogno veramente di una grande competenza da entrambe le parti. Il lobbista può mantenere aggiornato un registro, ma anche l'altra parte deve tenere aggiornato un registro, perché se poi quel registro è un registro che viene letto solo da qualcuno, ma non interessa in effetti, e qui ci sono, professore, mi potrei dire che ci sono molti esempi di questo tipo. Esiste un altro registro anche alla Camera dei Deputati, un registro che in due anni ha avuto 140-150 iscrizioni. È possibile? No, è impossibile in due anni. C'è stato il Covid, ma non è possibile, c'è una cifra che non sta in piedi. Evidentemente è disatteso, perché non c'è l'interesse da nessuna parte, perché è scritto male, e quindi bisogna rivedere questo aspetto. Prego. Antonio. Ok, grazie. Rispettiamo un solo l'ordine. No, allora, volevo chiedere al professor Petrillo innanzitutto se lei non crede che questo ostracismo un po' culturale nei confronti della regolazione del lobbying sia dovuta anche a quella parte di dottrina anche molto autorevole, storica, del diritto costituzionale italiano. Quindi si cita spesso Esposito, Rescigno, che hanno criticato apertamente la necessità, sì, sì, il diritto, diciamo, la regolazione del lobbying, e in particolar modo continuiamo forse a ritenere in maniera erronea che il legislatore sia onnisciente e capace lui solo di diciamo, in certo qual modo carpire l'interesse generale. Quindi forse c'è ancora in maniera strisciante questo retaggio, quindi mi farebbe piacere avere da lei un parere. E poi volevo chiederle, per quanto riguarda quello che ci diceva stamani sul processo decisionale del PNRR, perché di recente appunto avevo letto questo contributo che ha cercato nel dicembre di quest'anno di ricostruire le dichiarazioni pubbliche dei gruppi di interesse sul Recovery Fund.
E mi ha colpito molto il fatto, appunto, parlando dell'emendamento salva Confindustria, che proprio Confindustria e i sindacati siano coloro i quali che con questa ricostruzione fatta sull'indice di visibilità proprio di dichiarazioni rese, sia colei che abbia influito più di tutti in termini anche proprio di esternazioni rispetto paradossalmente a Greenpeace, Lega Ambiente, che avrebbero forse dovuto esprimersi maggiormente, essendo particolarmente detentori, diciamo, di temi particolarmente affini al PNRR. Quindi in tal senso volevo capire come si può ricostruire, cioè c'è la speranza in futuro di poter ricostruire la genesi di questo PNRR, e anche stamattina ad esempio è stato menzionato il Comitato Tecnico di Valutazione del CAE. Quanto ha influito sull'indirizzo politico? Potremo un giorno fare un'analisi sull'influenza di questo organo sulla funzione di indirizzo politico? La ringrazio molto. Professore, mi permetti, se vado a prendermi un caffè, tu hai altre 48 ore per spiegare tutte queste cose qui. Altre lezioni. Allora, ma aggiungere che non basta. E quindi ci fa fare bella figura, diciamo. Brava. Ah, grazie. Scusi, ma a questo punto sono un po' disorientato, perché si è fatta l'introduzione dicendo il lobbista non è quello che viene rappresentato, per esempio, nel film che ha citato lei, Thank You for Smoking, non è quello che è rappresentato negli scandali della stampa, eccetera. Perfetto. Poi però dice ci dovrebbe essere una normativa in Italia. E ha detto la normativa in Italia c'è, non c'è, è strisciante, è schizofrenica, le è venuto un è volutamente tale. E poi quest'ultimo intervento è stato del tipo tutto quello che si fa per rendere trasparente l'attività del lobbista è naufragato. Quindi effettivamente in Italia almeno, e in quei paesi che ha citato lei, la figura del lobbista è in qualche maniera torbida. Ho già capito. Aspetti, però facciamo fare una domanda, sì, perché poi le devo andare via, prego, quindi prego. Concludiamo il giro. Sì, grazie. Io volevo fare due domande. Allora, la prima, che riguarda molto banalmente come nel momento in cui si riconosce che c'è un interesse comune, come ci si mette insieme per fare lobby, e volevo anche chiedere un approfondimento sulle tecniche proprio del fare lobby, e questa ad entrambi. La seconda invece al professore, volevo chiedere al professore se potesse un po' ripercorrere, quindi raccontarci la sua carriera nelle istituzioni e il passaggio poi anche nei vari ministeri. Grazie. Bene, rispondo subito su quella, il professore mi dice che quella torbida devo rispondere io in quanto lobbista. No, non credo proprio che sia questo il meccanismo torbido. Non è l'unico settore, l'unica attività che vede una grande difficoltà a riordinare una serie di norme e di leggi che esistono. Io mi riferisco anche ai tentativi, ad esempio, proprio del Ministero Ambiente, oggi Transizione Ecologica, di fare un testo unico su tutte le leggi e regolamenti, su regolamentare in maniera esatta quanto spesso hanno disposto e legiferato le singole regioni, le province, i comuni, i problemi di autorizzazioni che sul territorio, le incomprensioni, i ritardi. Cioè, quindi ho fatto questo esempio per dire che non vedo in questo quell'influenza e quella pressione dei lobbisti affinché non ci sia una regola. Non c'è questo. È difficile fare una regola in Italia, ma è anche difficile perché culturalmente questa legge, ad esempio, è scritta principalmente come quasi una punizione, per dire che quello che c'è sta lì sotto probabilmente porta a un sistema corruttivo. È questo che non va bene. Questa discussione però è una discussione di confronto democratico e di confronto pieno, cioè non è che c'è un pregiudizio su questo. Non è che voglio difendere completamente la categoria, come in tutte le professioni c'è qualcuno che è borderline, qualcuno che è anche dall'altra parte, e lo vediamo, nell'imprenditoria, nelle professioni stesse, non è che tutti sono buoni, che tutti sono corretti, che tutti vanno bene, però cioè, questo non vuol dire che si peschi nel torbido, altrimenti torniamo indietro, cioè, ve lo rispiego come sta funzionando adesso, e non è assolutamente
così. Rispondo un attimo anche all'altra parte per quanto mi concerne. Sicuramente la base di tutto, come vi dicevo, avere una preparazione di base importante. Esistono oggi delle società che fanno lobbying, che lo fanno con criterio, che sono strutturate. All'interno di queste chiaramente ci sono varie tipologie di attività, da chi fa il monitoraggio legislativo, a chi si occupa del regolatorio, a chi fa la parte di intelligence, a chi fa la parte di analisi politica, a chi ha la parte più di comunicazione nei confronti del decisore delle istituzioni in generale. Cosa chiedono le aziende? Le aziende chiedono di avere questa interlocuzione mediata, se volete, ma di avere questa competenza per poter parlare con i decisori, parlare con le istituzioni, e spesso hanno anche bisogno della giusta comunicazione istituzionale in tal senso. C'è poi una parte legale, chiaramente, una parte legale che cioè di assistenza legale ad attività più strette di difesa oppure di ausilio alla scrittura o alla modifica, a quegli emendamenti che poi vengono anche qualche volta suggeriti, perché comunque è legittimo poter dire che ci sono dei provvedimenti, adesso che il professore sa perfettamente, che vengono inseriti in decreti legge che parlano di tutt'altro. Beh, se voi leggete un decreto legge, qualcosa di diverso rispetto al titolo c'è quasi sempre. C'è qualche elemento che non c'entra nulla su quello che è il titolo principale del decreto. Se non stai attento a quello, quello può stravolgere un'intera filiera produttiva. Le famose manine, ma insomma, voglio dire, ci sono, ma a volte non è neanche, se non parlo di malafede, io dico che a volte per quei meccanismi che raccontava molto bene il professore, e se pensiamo che lui stava raccontando la legge di bilancio, quindi un atto importantissimo, e vi stava spiegando come se fosse un po' il mercato, no? Ecco, quindi immaginate quando deve uscire un decreto e esce uno, entra l'altro, è stato inserito qualcosa. Ma non necessariamente a volte perché sono state delle pressioni, ma perché doveva essere comunque inserito da qualche parte, e quell'elemento è stato messo nel decreto sul turismo, è stato messo qualche cosa relativo magari a un altro argomento che non c'entra nulla. Ma è proprio di questi giorni l'ultimo bollinato che è uscito. Parla di sostegni in generale, poi mette due punti importantissimi sulle nuove valutazioni dell'energia rinnovabile, in particolare della produzione, dei limiti di produzione degli impianti fotovoltaici. Apparentemente non c'entra niente, non ricordo il titolo, ma è un titolo che dice aiuti verso, cioè non parla di energia, ma lì dentro c'è quello. E ci sono degli esempi classici su questi. C'è stato un elemento che posso raccontarvi perché ha fatto un po' storia anche questo, sulla sigaretta elettronica. Un'accisa messa sulla sigaretta elettronica è stata inserita in un decreto del turismo, stava per essere inserita nel decreto del turismo. Quella cosa lì, che cosa avrebbe comportato, dato che non si poteva mettere un'accisa sul liquido, sul flower che c'è nella sigaretta elettronica, e veniva messo sulla parte elettronica che vaporizza, che è come dire questa parte è una parte come l'USB, come un USB, e quindi ci metto questa accisa. Questo avrebbe comportato un abbattimento completo di una filiera, perché i prezzi sarebbero alzati, perché allora avrebbe avuto maggiore influenza il tabacco tradizionale, ma soprattutto tutta una filiera di produzione che è italiana sulla sigaretta elettronica avrebbe avuto un contraccolpo. Non entro in merito se vada bene la sigaretta elettronica, il tabacco, non c'entra. È un esempio per capire che in quel caso lì probabilmente, anzi dico che i numeri lo danno per certo,
che cosa sarebbe successo? Sì, ho messo un'accisa su qualcosa, ma ho fatto morire un intero comparto. Quindi non avrò più le imposte che potevo mettere e avere direttamente dalle produzioni, togliendo posti di lavoro, togliendo produzione. Ecco, questo tipo di attività però a volte vengono inserite in decreti o in atti legislativi che non sono proprio esattamente quelli che aspettiamo. Ci sono degli atti amministrativi importanti, ad esempio il FER, adesso che deve uscire nuovamente sugli incentivi e sulla regolamentazione delle rinnovabili, quello probabilmente parla solo di questo. Poi però c'è il mille proroghe, ci sono tutte le altre cose, dove si ci mette di tutto. Ecco, mille proroghe insomma, è un invito a nozze. È un invito a nozze. Allora, rispondendo e finisco a Gazza che ha fatto questa domanda prima, ci sono società in Italia, sono principali forse una decina, no, professore, circa, poi ce ne sono di quelle minori, però ci sono società strutturate che ormai fanno questo. Poi uno può anche essere freelance e lavorare sul lobby. E poi, attenzione, c'è tutta una professione che sono i public affairs, i direttori dei public affairs, che ormai sono in tutte le aziende, in tutte le corporazioni, in tutte le associazioni che citava, umanitarie, ambientaliste. Tutti hanno un responsabile, un direttore di public affairs. Le PMI spesso utilizzano invece i public affairs, che sono delle associazioni datoriali, delle associazioni di categoria, che hanno a loro volta, come Confindustria, Confartigianato, CNA, cioè tutti hanno uffici dedicati a questo, dove si fa questo tipo di attività. A Bruxelles è normalissimo avere dei referenti, la stessa Confindustria ha parecchi funzionari, tra l'altro tutti molto giovani, molto preparati, come altre organizzazioni di categoria, che fanno questo mestiere. Quindi se la domanda era se c'è spazio, c'è tantissimo spazio per i giovani ed è anche un lavoro molto interessante, molto stimolante, quindi personalmente ve lo consiglio molto. Di qualcosa che però non sei d'accordo con me. No, purtroppo, anzi, mi attacco, ma mi posso incalzare un secondo? Grazie, che già faccio. Ah, ecco la schiena. Dicevo, mi riattacco a quello che dicevi te, perché penso che possa essere interessante. C'è una richiesta di nuove professionalità in questo ambito altissima. Per dare un termine, io ho laureati in LUIS che hanno offerte di lavoro prima ancora del giorno della discussione della tesi di laurea. E questo perché il lobbying, tra l'altro, è uno dei pochi settori che sotto il Covid non è sceso, anzi ha triplicato il volume di affari. E questo però perché? Perché c'è purtroppo una scarsa professionalità in questo settore. E quindi quei soggetti a cui faceva riferimento il dottor Minerdo, hanno invece bisogno di ragazzi neolaureati che abbiano un minimo di competenza, di conoscenza di queste cose. Rispondo tra le domande, rispondo sempre proseguendo a quella più pratica, se volete, no? La teoria generale mi affascina, potrei parlare per ore, la vostra collega ha perfettamente ragione, qui c'è ancora una cultura giuridica che è quella di Carlo Esposito, che diceva le lobby sono il male della democrazia, un cancro del sistema democratico, purtroppo ancora permane. No? Pensate che la mia prima monografia è stata sui gruppi di pressione, Democrazie sotto pressione, un volume alto così che sconsiglierei, la cui lettura sconsiglierei a tutti, ma quando mi sono presentato al concorso da professore, da ricercatore con quel volume, molti colleghi dicevano: tu sei pazzo che ti presenti a un concorso con un volume sulle lobby, cioè l'antitesi della democrazia. Ma poi per fortuna invece mi ha portato fortuna e poi ho fatto. Allora, vengo invece alla questione più pratica. Riprendendo quello che diceva il collega, noi oggi possiamo dire che abbiamo tre diverse categorie di lobbisti in Italia. La prima categoria sono i lobbisti in house.
in-house, cioè i direttori delle relazioni istituzionali di aziende a cui appartiene il vostro ospite di oggi. No, tutte le aziende, escluse forse le piccole aziende, hanno un direttore delle relazioni istituzionali, cioè qualcuno che all'interno dell'azienda si occupa di tutelare gli interessi dell'azienda non verso l'esterno in generale, ma verso i decisori pubblici. E questa è la prima categoria di lobbisti. Poi c'è una seconda categoria di lobbisti, che sono i lobbisti conto terzi, o i corporate lobbyists, cioè sono le società di lobbying, cioè dire delle vere e proprie società, imprese, che rappresentano interessi conto terzi, cioè su mandato di terzi soggetti, e che hanno una pluralità di clienti. Ovviamente cercano di avere clienti che non entrano in conflitto tra di loro, perché sennò è impensabile. Quali sono? Alcune tra le più famose, tra le più prestigiose, sono Comin e Partners, che si è soprattutto specializzata nella tematica reputazionale delle crisi d'impresa, FB Associati, FB sta per Fabio Bistoncini, è la prima società di lobbying nata in Italia, Utopia, a cui il dottor Minerdo collabora, con cui il dottor Minerdo collabora, e che è una società nata ormai da diversi anni, che si è già, diciamo, ben posizionata. Ma poi ne abbiamo ora Cattaneo e Zanetto, che nasce come società di comunicazione e poi si dedica anche, con l'apertura di una sede a Roma, di lobbying. Reti, che addirittura nasce per volontà del consigliere politico dell'allora presidente del Consiglio Massimo D'Alema, Claudio Velardi, poi ha un problema economico, cioè la rileva Irene Pivetti, e adesso tuttora prosegue la società. Ma ce ne sono tante di società di lobbying. Alcune sono delle piccole boutique che hanno pochi clienti, si specializzano in alcuni settori, l'agroalimentare, altri invece, come quelle che ho citato, sono decisamente grandi, no? Anche, grandi anche fisicamente, con interi palazzi nel centro di Roma. Ecco. Poi abbiamo la terza categoria, che sono i lobbisti no profit, cioè tutti coloro che all'interno di organizzazioni non governative, dando a questo concetto un senso molto ampio, si occupano dell'attività di lobbying. Una cosa che stupisce sempre i miei studenti è quando li faccio parlare con il presidente della LAV. Non so quanti di voi sanno che è la LAV. La LAV è la Lega Antivivisezione. Si occupa di tutelare gli animali e di contrastare ogni attività che va in qualche modo a toccare. Beh, questa, la LAV è una delle lobby più potenti del nostro paese, forse non ce ne rendiamo conto. La LAV ha cambiato il codice civile, cioè il testo sacro per eccellenza, per cambiare il codice civile ci vuole. La LAV l'ha cambiato, perché il codice civile regolamenta i condomini in cui viviamo, e alcuni condomini avevano adottato un proprio regolamento con cui vietavano agli abitanti del condominio il possesso degli animali di compagnia, cani e gatti. Cioè in alcuni regolamenti condominiali c'era scritto: se tu vuoi abitare in questo palazzo non puoi avere cani e gatti. Se tu, e se quei regolamenti erano depositati dal notaio e tu avevi un cane e un gatto in quella casa, lo dovevi abbandonare o dare a qualcuno, ma non poteva stare in casa con te. La LAV è riuscita a scrivere nel codice civile che è vietato per i regolamenti condominiali introdurre questa clausola. Ma la LAV è diventata famosa, voi eravate troppo ragazzi, secondo me, troppo giovani, credo 6-7 anni fa, in una campagna portata avanti da Striscia la Notizia, famosi beagle, non so se questi bellissimi cuccioli di animale, no? E c'è questa grande immagine di alcuni volontari della LAV che cercano di sollevare i beagle oltre un filo spinato. Qual era il tema? Il tema era che c'è un'azienda nel nord-est che faceva allevamento di animali per fini sperimentali. Non si può in Italia ormai da tempo sperimentare medicinali su animali da affezione, quindi cani e gatti essenzialmente, ma si potevano allevare questi per quella finalità. Quindi questa azienda allevava anche beagle, tra l'altro, che poi vendeva al mercato estero. Loro hanno cambiato una legge,
fatto approvare una legge che vieta l'allevamento di animali con questa finalità, una legge che è in contrasto con una direttiva europea per il quale l'Italia è stata condannata al pagamento di una sanzione cospicua, che paghiamo ogni anno, però hanno avuto la forza di farlo. Tra l'altro sugli antitumorali. Esatto. Esattamente. Diciamolo anche per gli studenti a Milano, il professor Salvatore diceva che questa legge in Italia ha fatto arretrare la ricerca scientifica, soprattutto quella di natura oncologica. Sì, sì, perché il tema... Brambini. Sì, sì. No, per dirvi, ma voi direte, ma la LAB ha fatto tutto questo? La LAB ha fatto tutto questo. Professore, riesci ad aggiungerci, se riesci ad aggiungerci anche i grandi studi legali? Ah beh, sì, certo, ma infatti, allora, queste sono le tre principali categorie, poi ce ne stanno altri, i giornalisti fanno i lobbisti in molti casi, gli ex parlamentari, soprattutto quelli sfessati, come dire, che sono stati miracolati e che dopo questo miracolo non sanno che fare, si inventano lobbisti, ma questi sono personaggi in cerca d'autore che durano il tempo, diciamo, di una rosa. Gli avvocati nel nostro paese, diciamo, soprattutto devo dire i grandi studi legali curano prevalentemente interessi di multinazionali stranieri. Quando la Monsanto voleva aprire uno stabilimento, la Monsanto è una multinazionale che produce prodotti chimici, voleva aprire uno stabilimento in Italia, si affida a chi? A un grande studio legale italiano per cercare di interloquire con tutte le autorità competenti. Però è tutta attività che ho definito impropria, tutti questi sono tutti lobbisti impropri. Quindi questo è per quanto riguarda i soggetti. Per quanto riguarda la strumentazione, la tecnica, ecco, dirò alcune cose che rafforzano quello che è stato detto dal collega, cioè che fare il lobbista non è un mestiere che ci si inventa dall'oggi al domani e che si distingue nettamente dal faccendiere. Il faccendiere... oppure l'intermediario, mettiamolo in positivo, oppure il facilitatore, è uno che ha una bella agenda di contatti, una bella agenda con numeri di telefono di persone importanti. Quello fa il facilitatore. Cioè mette in relazione Tizio con Caio. Tizio viene da me, dice, ma tu conosci l'assessore Pincopalla? Sì, e io ti metto in relazione. Ecco, questo non è il lobbista. Perché? Che fa il lobbista? Essenzialmente due cose. Un'attività di back office e un'attività di front office. In cosa consiste l'attività di back office? La prima attività di back office che fa il lobbista è la mappatura dell'interesse che rappresenta. Voi direte, beh, ci vuole poco. No, no, ci vuole tanto. Cioè deve individuare esattamente l'interesse che rappresenta e l'obiettivo che vuole ottenere. E l'attività di lobbying può fermarsi qui, in alcuni casi. Perché? Perché il lobbista serio dice, oggi... questo momento politico non mi consente di rappresentare questo interesse. Fukushima, la tragedia di Fukushima, il giorno dopo l'associazione pronucleare smette di fare attività di lobby. È inutile che prosegue, perché in quel momento politico quell'interesse era morto. Quindi nella fase di mappatura dell'interesse tu cerchi di capire se l'interesse che rappresenti ha una sua fattibilità. Ma in questa fase tu cerchi anche di capire chi sono, e passi diciamo al secondo punto del back office, la mappatura degli interessi contrapposti. Cioè a dire, tu cerchi di individuare chi sono coloro che bloccheranno la tua azione di lobby. Tutelando il tuo interesse, quali sono gli interessi che vengono danneggiati o potenzialmente danneggiati? Guardate, questo è essenziale per due motivi, questa mappatura. La prima, capendo chi sono gli interessi contrapposti al mio, io costruirò un certo tipo di strategia. La seconda, il lobbista non vuole il conflitto. È proprio la cosa che lui non vuole. Più è basso il livello, diciamo, di scontro e meglio è per l'azione di lobbying. Non vuole uscire sui giornali, non vuole fare comunicati stampa, non vuole che ci siano parti che si confrontano in maniera accesa tra di loro. Cosa vuole il lobbista? La pace sociale. Allora, mappare l'interesse contrapposto
ti consente di capire subito qual è il punto di compromesso. Faccio un esempio concreto. Io voglio costruire un centro commerciale in questa zona. Ovviamente chi avrò contro? Immagino i cittadini, immagino i piccoli commercianti, no? Una serie di soggetti. Allora, nell'individuarli cercherò di capire come faccio a smontare la loro contrarietà. Quale può essere l'elemento che consente a quel soggetto di essere meno avversario rispetto al mio obiettivo? Non ne so, i cittadini si lamentano che non ci sono parcheggi, che non c'è un parco, che non c'è un asilo nido. Io lo costruisco. Prevederò parcheggi gratuiti per i cittadini, riservati a loro, prevederò un parco attrezzato per i bambini, prevederò un asilo nido. Cioè, no? Ora ho fatto un esempio, se volete, stupido, però questo è l'approccio. Terza attività del back office, mappare gli interessi attigui, cioè chi sono, chi hanno il mio stesso interesse, chi può avere il mio stesso interesse, chi può sostenere il mio interesse. Questo serve per due motivi. Il primo, l'unione fa la forza, no? Cioè meglio soli che male, è l'opposto di meglio soli che male accompagnati. Cioè a dire, io ho bisogno di creare una tecnica che si chiama di coalition building, cioè io ho bisogno di creare una coalizione di interessi intorno a me, al mio interesse. Ma c'è anche un secondo motivo, che se volete è reputazionale. Ci sono interessi che hanno una reputazione maggiore ed interessi che hanno una reputazione minore. Cioè, cerco di semplificare al massimo, qui aiutami, vi faccio un caso, no? L'olio di palma, la conoscete la vicenda dell'olio? Un bellissimo caso di lobby, straordinario. All'improvviso il consumatore ha deciso che l'olio di palma faceva male. E ovviamente non si è più chiesto che cosa c'era al posto dell'olio di palma. Magari c'erano grassi vegetali idrogenati, che erano leggermente peggio, però l'importante è che c'era scritto senza olio di palma. Ah, non c'è l'olio di palma, meno male. Perché si era avviato questa idea che l'olio di palma... Per rispondere a questa campagna, un grande produttore italiano, ma che è una multinazionale, ha fatto una controcampagna. Per dire che cosa? Che innanzitutto l'olio di palma che lui utilizzava era prodotto in modo sostenibile in una serie di paesi certificati dove non solo non c'era un danno per l'ambiente, ma era un vantaggio per la comunità, perché se io non andavo a comprare l'olio di palma da quei territori, quella gente moriva pure di fame. Quindi c'era una... Ma non solo, ma lo stesso soggetto ha cercato anche di dimostrare che l'olio di palma di per sé non fa male, a meno che non te ne prendi 1000 di quintali, di ettolitri, non so che è, al giorno, cosa che è tecnicamente possibile. È come se tu mangiassi carne, 100 quintali di carne dalla colazione alla cena. Quindi è tecnicamente, perché lì i motivi erano due, no? Il primo danneggia l'ambiente, il secondo fa venire il cancro, che questo, diciamo, qui abbiamo autorevole dottrina che potrebbe dire qualcosa. Che cosa fa la Ferrero? La Ferrero sa bene che questa battaglia non la può vincere da sola. Allora cerca di capire chi è che sosteneva il proprio interesse. E chi era? Il WWF. Il WWF era l'alleato in quella battaglia. Ma un conto è che Ferrero dice... a mezzo mondo, la mia attività, l'olio di palma è sostenibile. Un conto è che lo dice il WWF. Cambia completamente la narrazione, perché la reputazione del WWF è certamente diversa dalla reputazione di Ferrero, che tra l'altro tra le aziende italiane è quella con la reputazione maggiore. Quindi a che cosa serve nell'azione di lobbying mappare l'interesse attivo? Mi serve perché in alcuni casi mando avanti il soggetto, l'azione di lobbying la faccio fare all'esterno da parte di quello che ha una reputazione migliore, no? Facciamo l'esempio del centro commerciale. Io devo avere le autorizzazioni dal comune. Chi sarà di sicuro dalla mia parte? Immagino i sindacati edili, i sindacati dei lavoratori, perché metto sul piatto 500 posti di lavoro. Allora è in comune a discutere. Ci vado io che sono la grande impresa brutta, sporca e cattiva, o ci mando i sindacati edili che vanno a protestare perché sono disoccupati da anni e finalmente qualcuno porta un po' di soldi e un po' di lavoro? Ci mando i sindacati. Hanno una forza decisamente maggiore rispetto a me. Stiamo ancora nel back office, eh?
Vedete com'è diversa l'attività del lobbista da quella del facilitatore, di cui spesso leggiamo sui giornali. Poi a quel punto inizia il bello, cioè devo individuare il decisore. Chi è il decisore? Chi è che ha il potere di assecondare la mia richiesta? E qui il giurista che è noi si deve scatenare. Qui ti serve la conoscenza del diritto dell'Unione Europea, del diritto amministrativo, del diritto regionale, del diritto degli enti locali, del diritto pubblico, del diritto urbanistico. Qui ti serve una conoscenza enorme di quelli che sono i livelli di governo. Perché magari quello te lo asseconda il segretario comunale, oppure il dirigente dell'ufficio tecnico, dipende. Io ricordo questo episodio, quando era l'agricoltura, a un certo punto iniziarono a protestare come dei pazzi i pescatori. Dalla mattina alla sera, pagine di giornali, protestavano. Qual era il motivo della protesta? Era entrata in vigore una legge con cui si vietava la pesca con un certo tipo di reti, diciamo a strascico, ma non era proprio a strascico, che a maglie particolarmente strette, che poi era quella che consentiva la frittura di latterini, perché nel prendere quel tipo di pesce si rovinava il fondale. E i pescatori stavano infuriati neri contro il ministro dell'agricoltura. Noi li ricevemmo e dissero: voi dovete cambiare la legge. Noi li guardavamo e dicevamo: ma siete arrivati un po' tardi. Come un po' tardi? Questo è un regolamento europeo approvato 12 anni fa. E noi abbiamo chiesto la proroga per l'entrata in vigore 4 anni fa, adesso lo dobbiamo approvare, basta. Dove eravate 12 anni fa? E perché 4 anni fa, quando abbiamo chiesto la proroga, non avete fatto come i vostri colleghi greci e spagnoli che hanno fatto lobby su Bruxelles per avere una proroga non di 4 ma di 8 anni? Dove eravate? Adesso era troppo... Era il decisore pubblico sbagliato, ma quelli avevano perso un sacco di tempo a dialogare col Ministero dell'Agricoltura quando la competenza in materia di pesca è esclusiva dell'Unione Europea, non del governo italiano. Il governo italiano non ha competenze in materia di pesca, si limita a fare l'attuazione della normativa europea. Peccato che il lobbista che gli aiutava questo non lo sapesse. Quindi vedete quanto è importante la mappatura del decisore, ma è importante anche per altri motivi. Perché il lobbista deve sapere chi ha davanti, deve capire chi ha davanti. Cioè la mappatura del decisore pubblico serve a capire qual è la tipologia di decisore, non solo chi è il decisore pubblico ma dal punto di vista giuridico, ma anche chi è la persona decisore pubblico. Che ne pensa quel decisore pubblico? Si è mai espresso pubblicamente sull'interesse che io vado a rappresentare? Ha interessi simili ai miei oppure no? Perché? Perché è ovvio che cambia tutto. Perché se il decisore pubblico è stato il presidente di Legambiente e io rappresento la lobby dei nucleari, forse sarà poco, diciamo, propenso ad ascoltarmi in un certo modo. Ma non solo. Se il decisore pubblico è un ingegnere nucleare, allora capirà più facilmente quello che gli vado a dire. Se invece è un laureato in lettere, forse no. Allora ecco che nella mappatura del decisore io devo anche capire bene l'interlocutore che ho davanti. Vado avanti sul front office, o smetto, finisco qui? Vado avanti? No. Perché questa è l'attività del lobbista, e prende il 90%, è un'attività da scrivania, l'immaginario collettivo, il lobbista che fa, prende i cocktail, le tartine, va alle prime. Io non vedo lobbisti che fanno sta roba, sinceramente. Ne vedo pochi, ma perché sono arrivati ai livelli altissimi. No? Io lo dico sempre ai miei laureati, che dico: non è che voi vi aspettate, voi i primi 2-3 anni state 14-16 ore davanti a un computer a vedere quello che accade alla Camera e al Senato. Ecco, qualche aperitivo lo prendiamo, però, perché sennò per adesso... A Savona, però, sì. Perché a Roma... L'altra attività di back office è il monitoraggio, che è la cosa tipica, cioè tu devi monitorare i luoghi della decisione anche se non hai un'azione di lobbying da porre in essere. Che vuol dire monitorare? Vuol dire che tu devi studiarti tutto quello che accade alla Camera, tutto quello che accade al Senato, tutto quello che accade dentro le commissioni, nel Parlamento europeo, a livello regionale, a seconda del tipo di livello di governo a cui tu fai riferimento. E non devi studiare così per studiarlo, ma perché alla fine della giornata devi tutto sintetizzarlo in 5 righe, 6 righe, per fornirle al tuo capo che le fornisce al cliente. Quindi devi anche avere una enorme capacità di cogliere quelle che sono gli elementi più importanti di tutto il discorso che tu hai sentito, perché non è che gli puoi mandare 3 pagine, quello non avrà mai il tempo di preparare. E poi sempre nel back office c'è
ci sono altre attività che adesso non vi descrivo perché altrimenti diventa poi inutile per voi frequentare i corsi in cui anche noi andiamo, e quindi nonché comprare libri, no? Tra cui Chiara citava il manuale Teorie e Tecniche del Lobbying, dove lì invece ci sono anche le cose che non vi dico. Però vorrei chiedere magari a Roberto di integrare un po' questa parte, soprattutto di front office. Cos'altro fate? La presenza è sicuramente un altro punto, però chiaramente anche come citava giustamente prima il professor Petrillo, c'è anche qua una gerarchia, no? Quindi è chiaro che chi tutto il giorno sta in ufficio e deve fare il monitoraggio sta imparando molte cose, ma sta facendo il monitoraggio. Poi c'è qualcuno, lui definiva il capo, cioè con qualcuno che ha l'interlocuzione diretta con il col cliente, se questa è attività più di società esterne, di agenzia. Il cliente, che può essere un cliente che ha un direttore dei public affairs che interloquisce con una affida a una società esterna un ulteriore lavoro, perché molte multinazionali hanno più società di lobbying che lavorano per loro. Su temi differenti magari, però hanno bisogno di una struttura interna. Cioè, se prendiamo Enel, ha decine di persone nel campo del public affair, del regolatorio, dico Enel per dire molte aziende grandi, però poi si affidano fuori, perché poi si affidano sia per la parte lobbistica oppure per la parte di monitoraggio, la lettura intelligente della rassegna stampa, che la rassegna stampa è anche un altro elemento da tenere sotto controllo, ma un conto è la rassegna stampa che arriva a vario titolo ai vari dipartimenti di un'azienda grande, un conto è l'analisi di quanto è interpretato è interpretabile nella parte stampa, è quello che si diceva, no? Cioè anche i giornalisti fanno la loro parte di lobbying. Quindi cosa ci sta dietro a un'interpretazione, a un articolo, a qualcosa che sta portando verso una soluzione anziché un'altra, no? Lo vediamo anche con l'importanza mediatica, ne discutevamo ieri, non parliamo più di Covid perché c'è l'Ucraina, quindi non parliamo più di Covid, abbiamo sostituito gli esperti, tutti gli esperti virologi li abbiamo sostituiti con gli esperti della geopolitica. È chiaro che orientamenti di tutto questo vanno comunque tenuti in considerazione. Qui approfitto anche per dire anche la parte, oltre a quello che ha raccontato il professore, c'è anche tutta la parte politica e geopolitica. Che cosa succede? Quando c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica, tutte le associazioni, le società di lobby, ma tutti i responsabili dei public affairs nelle società, erano molto attenti a questo, a cosa stava succedendo, giorno e notte, perché quello mi può cambiare un sistema politico, può andare in crisi il governo, può cadere il governo, e se andava Draghi, alla presidenza della Repubblica, che cosa avrebbe cambiato negli equilibri, questi equilibri che cosa avrebbero comportato in termini di tempo, in termini di decisioni o di blocco delle decisioni. Cosa comporta l'attività, cosa comporta ad esempio una guerra alle nostre porte, non solamente sotto il profilo dell'implicazione economica, ma anche sotto il profilo delle implicazioni politiche. Quindi anche tutto questo aspetto di analisi è un altro aspetto che la parte lobbistica, quella strutturata, quella seria di cui stiamo parlando, deve fare, fa, c'è tutta la parte di analisi. E quindi anche questo fa parte del lavoro. È chiaro che poi c'è un'interlocuzione appunto verso i responsabili dei public affairs delle grandi aziende, e che deve essere un'interlocuzione di sintesi, cioè tutto il lavoro fatto prima, il monitoraggio, l'analisi, l'intelligence, va riportato sinteticamente, perché c'è bisogno di riportare sinteticamente a chi poi deve prendere a sua volta delle decisioni. E queste decisioni sono decisioni comunque importanti. Lo stimolo che io vi do è quello di verificare questi aspetti. Come diceva il professore, io ho molti esempi di ragazzi che ancora prima di laurearsi hanno cominciato già a lavorare
in società che si occupano di lobbying, a lavorare magari anche nella parte di monitoraggio, perché anche questo significava comunque una preparazione, comunque c'è una richiesta ed è, come diceva, nel periodo pandemico più forte, anche nel lockdown, non si è mai fermato, anzi i dati di fatturato delle aziende che si occupano di lobbying sono rimaste tali, se non addirittura Roberto, salite. Scusami, cambiando anche quei sistemi, ecco perché sono anche molto giovani, perché qui parliamo anche del digitale, parliamo di strumenti di comunicazione assolutamente diversi, parliamo di un sistema di comunicazione che è cambiato, perché è cambiata anche la politica. C'è un tempo, quando io iniziavo, arrivare ad interloquire con una parte politica significava tagliarsi fuori un'altra parte politica, quindi non è che potevi chiedere qualcosa alla Democrazia Cristiana e averla dal Partito Comunista, cioè c'erano dei blocchi importantissimi, ma c'era anche una difficoltà di circolazione delle informazioni. Oggi le informazioni sono immediate, cioè i bollinati, li abbiamo in tempo reale, non è che c'è una trasversalità assolutamente diversa, quindi non c'è più bisogno di quella azione, se vogliamo, un po', come ha definito, un po' fumosa, che poteva essere: io sono arrivato ad avere una fotocopia di un documento che ho solo io, non ce l'ha un altro. No, non è più così. Quell'informazione c'è, l'interpretazione di quell'informazione, l'applicazione di quell'informazione, l'utilizzo di quell'informazione è quello che serve. E come vi dicevo prima, l'interpretazione di una rassegna stampa anziché leggere un articolo. Quindi sulla rassegna stampa posso leggere tranquillamente se c'è scritto, ma nella rassegna stampa che arrivano alle aziende è evidenziato il nome, se deve uscire il mio nome, perché nelle keyword c'è il mio nome, esce già in giallo il mio nome, il nome dell'azienda. Qui stanno parlando di noi. L'interpretazione è quando non parlano di noi, perché quando parlano di noi è facile. Per chi ha public affairs, se mi arriva la rassegna stampa dove ci sono 10 articoli su Hyperloop, ma io faccio presto. Io devo andare a interpretare se invece vengono fatte delle disposizioni per fare delle nuove tratte veloci, se devo capire se stanno arrivando altri sistemi, se qualcuno si sta muovendo verso il Maglev anziché Hyperloop. Cioè quella interpretazione è l'interpretazione più difficile. Quella dove c'è scritto il mio nome è chiaro, lì mi può piacere o non mi può piacere, ma è di facile interpretazione. Tutto il resto è molto interessante. Ed è una bella attività, è la seconda volta che ve lo dico, perché questo, in questo credo molto, ed è molto giovane. No, volevo chiederti, le lobby intese insomma nelle varie categorie che ci ha descritto il professore possono avere un colore politico, o ancora meglio, i lobbisti, diciamo, essere stati dei politici nel loro, diciamo, passato, è un elemento di vantaggio magari sul breve periodo, un elemento di svantaggio sul lungo periodo? Cioè qual è poi il rapporto quando lobby e politica in qualche modo si cambiano casacca? Questa, nella tua esperienza, chiaramente. Nella mia esperienza ti posso dire che questa è un po' una provocazione la tua, Alessandro, ma l'accetto volentieri. Voglio dire questo, anche se magari poi mi attiro qualche critica. Il professor Petrillo diceva una cosa molto chiara, no? Ci sono distinzioni tra chi fa questa attività e chi ha invece una bella agenda ricca di contatti. È più facile, ma non è che dico che non lo voglio generalizzare, è più facile che chi ha avuto un'esperienza politica abbia un'agenda ben fitta di contatti e che abbia creato una buona rete. Se quella persona ha la capacità di fare quello che ci siamo detti oggi, cioè di essere preparato, di fare tutta questa attività seria e professionale, può usare quella rete in maniera fantastica, va benissimo. Altrimenti il filo è molto sottile nel finire in quello che è invece un, non voglio usare l'altro termine, ma quantomeno un facilitatore. Quindi io facilito un incontro B2B perché ho una serie di relazioni.
è un mestiere un po' diverso, cioè lo chiamo un mestiere, non una professione apposta, non, cioè non la identifico. Quindi non è qualcosa di estremamente automatico e assolutamente facile. Poi teniamo conto che oggi, è quello che dicevo prima, l'ideologia non è più determinante. Quindi chi ha fatto politica probabilmente è stato già sufficientemente trasversale per avere un'agenda molto ricca e trasversale, quindi non è condizionato dalla sua parte, può essere condizionato dall'aver fatto politica, che non è la stessa cosa nel procedere con questo sistema. Io non dico che uno non possa fare il facilitatore, ma non definitelo lobbista, ecco, in questo senso, non è assolutamente avvicinabile a questo. Poi, se mi dite che il lobbista ha una buona rete, certo, più buona rete ha, meglio è, no? Però, e finisco con questo dicendo un punto che mi sta molto a cuore e che è stato toccato anche prima, cioè è importante per il successo dell'azione del lobbista la reputazione del lobbista. Se il lobbista ha una buona reputazione, poi ha una buona rete, poi può avere una buona dialettica, poi può avere una buona presenza, poi si può prendere anche gli aperitivi e andare a cena, va benissimo, perché non è che questo è escluso, però deve avere una buona reputazione, deve avere una buona traccia, altrimenti cadere dall'altra parte è un attimo. Però voglio dire, questo vale anche per un avvocato, adesso dico, perché voglio dire, se è professionista è un avvocato, però deve avere una buona reputazione. Il fatto di non dover necessariamente essere sui social in maniera massiva, avere, è una caratteristica che richiamava il professore, che io condivido. Cioè molte cose vengono fatte attraverso una rete di relazioni che è costruita col tempo e che, se costruita con criterio e con professionalità, è una rete solida. Per cui quella rete solida risponde anche, certamente. Questo non è negativo, non è vietato, e può aiutare molto nello sviluppo, anche perché pensiamo sempre che tutte queste attività hanno un riscontro sociale. Io lo ripeto, perché comunque un'attività, una buona attività economica, di produzione, ha un riscontro sociale, ce l'ha sempre, sotto profilo della comunicazione, della sostenibilità. Cioè, non dobbiamo vedere sempre il fatto che, cioè, adesso stiamo riparlando del nucleare, stiamo tornando al carbone, perché avete sentito questa dichiarazione di Draghi, torniamo al carbone. È preoccupante, certamente molto preoccupante, perché comunque la vera lobby è stata quella di cercare di portare anche a ragionare su questi temi. Io personalmente, che mi sono occupato moltissimo di energia, non ero completamente d'accordo sugli incentivi al fotovoltaico, e ho cercato di influenzare il decisore affinché questo non avvenisse. Poi tutto questo è avvenuto, lo Stato ha dato degli incentivi a pioggia sui primi impianti, col primo conto energia, li ha dati non ad aziende italiane, perché hanno lavorato tutti meno che le aziende italiane, abbiamo riempito i nostri campi e paghiamo per i prossimi ormai credo 12 anni, perché erano 20 anni, paghiamo sulle bollette la componente A3 o B3, A3 mi sembra, che è la componente che paghiamo in ogni bolletta, perché abbiamo sostenuto le fonti rinnovabili, in particolare quel fotovoltaico e quegli incentivi. Allora, se in quel caso la lobby del carbone, ma dell'energia, avesse avuto più successo, avremmo influenzato positivamente il decisore. Così come su altri temi, pensate a quanti temi ci sono: la TAP, la TAV, la TAP. E oggi abbiamo un problema con la Russia, perché abbiamo una dipendenza. Io sono stato, ho avuto tra i miei soggetti un soggetto che aveva comprato un pozzo finito in Basilicata, un ex Eni, per mettere il gas. Il gas vuol dire che, finito quel pozzo, si può immettere gas nelle sabbie e avere un deposito sotterraneo.
dove c'era gas ci rimetto il gas, ma un deposito. 13 anni per avere le autorizzazioni e non siamo riusciti ad avere le autorizzazioni per rimettere il gas in un pozzo che c'era. Oggi sarebbe una, non grandissima, ma una riserva di gas che ci renderebbe autonomi verso una dipendenza che ci rendiamo conto scaturisce anche poi in una guerra. Ecco, allora, tutte queste azioni, che sono azioni di pressione, sì, sono azioni di pressione, ne abbiamo fatte e come? Ma le abbiamo fatte a fin di bene, le abbiamo fatte per far capire che quello era un progetto addirittura, tra l'altro, considerato strategico per il Paese, che però per altre problematiche locali e per interpretazioni e per ricorsi al TAR era arrivato a un'autorizzazione che è durata 13 anni. E quindi questo sono quelle attività, una di quelle attività, qualche esempio ve l'abbiamo portato oggi io e il professor Petrillo per farvi capire quanto è vasto e quanto è importante. Finisco con dire quel tema che mi sembra che fosse l'oggetto di questo titolo. Contribuiamo o non contribuiamo con queste azioni alla democrazia? Sì, certamente sì. È importante questo dirlo, l'abbiamo detto all'inizio, se fossimo in Russia questo non, in questo momento non ci sarebbe neanche consentito, oppure sarebbe forse di facciata. Noi lo facciamo e con tutte le storture, con tutte le problematiche che ci diceva prima il professore sulla difficoltà di regolamentazione in Italia, però siamo liberi e lo facciamo e secondo me lo possiamo fare sempre meglio. Una domanda. Allora, abbiamo gli ultimi 15 minuti, una domanda proprio velocissima, poi credo il professore Adinolfi. Ah, ok. E qui non si scappa. Allora, abbiamo proprio 10 minuti, quindi una domanda veloce. Polimino una scuola per altri. In cui non c'è trasparenza e dunque non c'è responsabilità. Cioè, lobbying hanno un ruolo di influenza del decisore politico, del decisore pubblico, e quindi decidendo si prendono responsabilità. Responsabilità è patire conseguenze negative per i propri errori, nel caso in cui si decide in maniera negativa, si fanno degli errori. La mia domanda è, qual è, secondo la voce del lobbying, il sistema che si dovrebbe prefigurare in Italia? E, professor Petrillo, se potesse scrivere una legge che domani entra in vigore, come creerebbe il sistema italiano delle lobbying? Grazie. Prima mi si consenta, voi vorrei lasciare i miei recapiti in maniera tale che se diciamo avete altre questioni me le potete porre con piacere. La mia email è pippetrillo, tutto attaccato, senza punti, senza niente, pippetrillo@luis.it con due S alla fine. Pippetrillo@luis.it. Poi c'è un profilo Twitter su cui parliamo spesso di lobby che è @PLPetrillo. Ho visto che due di voi hanno già fatto la cosa, PLPetrillo su Twitter. E vabbè. Allora, poi naturalmente compilate un registro. Esatto. Allora, la velocemente, la legge ideale, io diciamo, nel corso dell'audizione avuta in commissione alla Camera, sono stato audito, ho detto qual era la mia idea. La mia idea è una legge minimale, cioè una legge che non riguarda i lobbisti ma che riguarda i decisori pubblici, ovvero una serie di disposizioni che impongono obblighi effettivi di trasparenza al decisore pubblico nella relazione col portatore di interesse. Personalmente ritengo che il sistema dei registi, degli albi, non vada bene, riempire di oneri il lobbista nemmeno vada bene. Invece io devo lavorare sulla pubblica amministrazione, come in alcuni sistemi avviene. E prevederei una legge con una sunset clause, modello canadese, vale a dire 3 anni. Dopo 3 anni facciamo un'analisi valutativa. Ha aumentato oppure è stata neutrale o addirittura peggiorato la qualità delle relazioni tra pubblico e privato? Se l'esito
è negativo o neutrale, la legge perde efficacia al raggiungimento del terzo anno. Quindi la sunset clause è la clausola del tramonto, cioè la legge in automatico muore. Se invece l'analisi valutativa dimostra che i rapporti sono migliorati, allora potremmo pensare di ampliare le previsioni di quella legge, eventualmente anche prevedendo la legge. Perché lo dico? Perché in questo paese, dal mio punto di vista, tutte le leggi che cercano di regolare in maniera molto dettagliata questo tipo di relazioni vengono aggirate. C'è poco da fare. Cioè, io voglio essere estremamente realista. Poiché voglio essere realista, sono sicuro che una legge che cerca nel dettaglio di regolare relazioni che si sono sempre avute, che sono sempre rimaste nell'oscurità, così puntuale, rischia di essere facilmente aggirata. Lo diceva prima il nostro ospite, il registro dei lobbisti della Camera dei Deputati è un fallimento assoluto. Ma perché? Perché non prevede nulla. Cioè, sostanzialmente, se vuoi il tesserino, ti iscrivi. Non è se vuoi fare lobby, se vuoi il tesserino. Perché l'unica cosa è io ti do il tesserino e tu entri quando vuoi dentro la Camera dei Deputati. Ma se tu vuoi fare lobby nel caffè di fronte alla Camera, come spesso avviene, ci sono dei luoghi a Roma deputati a fare lobbying che si prestano anche molto bene. Ma Giolitti non va a fare lobby perché è una roba di turisti e di politici che vogliono farsi vedere, perché quella è una via piena di telecamere. Ci sono altri posti, ristoranti, bar, caffè, si sa, ma perché voglio dire, stanno tutti intorno al palazzo. Quindi è una roba inutile, tant'è vero che gli avvocati di paese si sono iscritti subito in massa. No, lo dico con molto affetto nei confronti io anche faccio l'avvocato, dei colleghi, perché è ovvio che in un piccolo paese, nella carta intestata, scrivi iscritto nel registro dei portatori di interessi della Camera dei Deputati, ti dà grande spolvero. Cioè, giri col tesserino della Camera dei Deputati. Cioè, è chiaro che questi registri dei lobbisti? Ovviamente no. Poi, fini del percorso professionale, questo è molto più difficile, guardate. Comunque, sintetizzando al massimo, io mi sono laureato in diritto parlamentare, in giurisprudenza, in diritto parlamentare da Luis Guido Carli un po' di anni fa. E poi volevo fare a tutti i costi il concorso per diventare consigliere parlamentare. Era proprio il mio sogno. Feci la prima prova e c'erano i quiz. Non ne azzeccai uno, perché io ero culturalmente incompatibile al sistema dei quiz. Poi all'epoca mia a scuola non si facevano i quiz, adesso so che si fanno. E qui dissi, ma secondo me non è cosa, perché se io in tutte le prove dovrò fare sti quiz, di sicuro non le passo. Allora feci un dottorato di ricerca a Siena, vinsi, anche lì in maniera, diciamo, ora non posso dire, però, comunque vinsi questo dottorato rigorosamente senza borsa, perché io non ero stato, come dire, non avevo un maestro all'epoca che mi guidasse, ero un libero battitore. Quindi faccio una domanda al dottorato a Siena, dici perché a Siena? Io l'avevo fatta a Siena, a Firenze, a Bologna, ho vinto a Siena. E la coordinatrice del dottorato mi dice, guarda, però tu non hai la borsa, quindi vuol dire che paghi tutto te. Dici, ho capito. Allora andavo a Siena. La coordinatrice del dottorato, la professoressa Croppi, si prese a cuore questo giovane ragazzo che si caricava delle spese anche di vita a Siena e mi disse un giorno, guarda, c'è una professoressa a Roma che avrebbe bisogno di un collaboratore, lo paga anche, tu gli daresti una mano? E io, certo, volentieri, non c'avevo un euro, una lira, non mi ricordo, lira, euro, qualcosa c'è. E la professoressa era il vice segretario generale della Presidenza della Repubblica, quindi mica una così. Infatti un giorno mi chiama, io non lo sapevo, un giorno mi chiama, scrive il cellulare, Presidenza della Repubblica, io ero convinto che era uno scherzo. E invece il giorno dopo andai da lei e mi disse, guarda, io ho bisogno di qualcuno che per conto mio e del Presidente si occupi delle riforme istituzionali, ci faccia le schede, le sintesi, le analisi, le cose. Lei verrebbe? Io dico, certo. Poi dissi, ma pagate pure. Disse, sì, perché io sarei andato gratis, cioè, voglio dire, a lavorare al Quirinale anche gratis. Invece mi pagavano. Questa ho scoperto oggi che non mi hanno pagato i contributi, però. Non mi hanno pagato i contributi, sono passati 20 anni, non mi hanno pagato i contributi, recentemente mi sono reso conto. E quindi ho lavorato con lei, ovviamente lavorare in quel contesto voleva dire entrare alle 7 della mattina e uscire ad un orario indeterminabile,
che poteva variare tra le 23 e l'una di notte. Era una roba massacrante, ma io ero un ragazzo, non la sentivo questo massacro, anche perché poi alcuni giorni io dovevo andare a Siena in autobus. Però quei tre anni che ho passato lì mi hanno consentito di incontrare tante persone. Poi il presidente Ciampi, io tuttora conservo, c'era stata la riforma costituzionale Calderoli e Berlusconi, che poi fortunatamente fu bocciata al referendum costituzionale, e io conservo ancora un appunto che ho fatto al presidente Ciampi, col presidente che sopra mi ha scritto molto bene, ci ha. Io, per me questo è un pezzo di storia, un cimelio di Cavour, lo tengo lì. E finita quell'esperienza, per puro caso, ero a cena da un'amica che conoscevo da tempo e faceva l'avvocato, a tavola si presenta a un certo punto un ministro, era appena stato nominato ministro dell'ambiente, e il quale mi dice: ah, tu sei quello del Quirinale? Sì, sì, senti, ma tu verresti, ministro Campano, tu verresti da me a lavorare al legislativo del Ministero dell'Ambiente? Dissi: ministro, sì, ma io, diciamo, non la conosco, non so. No, no, ma io cerco gente sveglia, tu sei sveglio, mi parlano bene di te, domani mattina vieni. Il giorno dopo andai e mi ritrovai vice capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente. Ero un ragazzino. E così ho fatto lì al Ministero dell'Ambiente. Finita quell'esperienza, cambia il ministro, viene la ministro Prestigiacomo, il ministro era Pecora Loscani, viene il ministro Prestigiacomo che mi chiede di restare. Io rimango finché il ministro Zaia, che era ministro dell'agricoltura, avendo sentito parlare di me, mi chiama e mi dice: vieni a fare il capo legislativo all'agricoltura. E io, poiché non stavo più tanto bene all'ambiente, vado all'agricoltura. Contemporaneamente Siena bandisce un posto da ricercatore a tempo determinato, non i posti che ci sono adesso, era la legge Moratti. Io partecipo e vinco questo posto da ricercatore per 3 anni in diritto pubblico, istituzione di diritto pubblico. E quindi mi divido tra il Ministero dell'Agricoltura e Siena, dove andavo il venerdì a fare lezione. Poi sono stato tanti anni all'agricoltura con diversi ministri, Zaia, Galan, solo con un ministro me ne sono andato perché non lo reputavo degno di stima da parte mia, ma la cosa era reciproca. E poi mi chiamò Massimo Brai, diventato ministro della cultura, mi chiama, anche lì io non l'avevo mai visto, tutta gente non l'ho mai visto, non so come succeda. Mi chiama e mi dice: senti, mi hanno parlato bene di te, mi dice che io, ministro, chi era? Giuliano Amato. Cioè, sì, ma io non lo conoscevo Giuliano Amato, non l'avevo mai visto, adesso sì, ovviamente. E dice: ah, vai. Allora, vieni a lavorare con me. Io andai a lavorare con lui, lì gratis ho lavorato, devo dire la verità, perché era tale il piacere di lavorare con lui che lavoravo gratis. Finita l'esperienza all'agricoltura, ho fatto altri ministeri, all'università, alla ricerca, alle politiche europee. Nel frattempo ho sempre fatto l'università, però, quindi continuavo a scrivere, a fare ricerca, a pubblicare, pubblicavo il libro sulle lobby, ho fatto poi il concorso da professore associato, e poi ho fatto il concorso da professore associato vinto a Roma, nell'università dove tuttora mi trovo, che è l'università telematica di proprietà della Sapienza, che si chiama Unitelma Sapienza, che è bellissima, io ne vado molto felice, non solo perché ha avuto il coraggio di prendersi uno come me, ma perché proprio mi trovo bene a lavorare lì. E poi ho vinto il concorso da ordinario e lì mi hanno chiamato subito, mi hanno fatto aspettare 3 anni, ma va bene lo stesso. E poi, mentre stavo serenamente lì, un giorno mi chiama, diventa capo di gabinetto del presidente della regione Campania, De Luca viene eletto, e suo capo di gabinetto diventa un consigliere di Stato che io conoscevo da tempo, un caro amico, il magistrato Sergio De Felice, il quale un giorno a luglio mi chiama, luglio 2015, e mi dice: mi vieni a trovare nel mio nuovo incarico, ti voglio far vedere quanto è bella Santa Lucia. Dico: ah, vengo, prendo il treno, arrivo qui. E Sergio mi dice: vieni, ti presento il presidente, mi porta dal presidente e dice a De Luca: presidente, ti presento il nuovo capo dell'ufficio legislativo della regione. Io guardo, dico: io? Dice: sì, tu non sai niente. De Luca: ah, bravo, bene. Insomma, avevano già fatto tutto a mia insaputa, è il caso di dirlo. Tu sei esperto, perché, cioè.
E quindi io così all'improvviso mi devo riorganizzare l'esistenza e vengo qui in regione 3 anni, dal 2015 al 2018, finché un giorno nel 2018 non ricevo una telefonata dal Comando Generale dei Carabinieri e, data la posizione che occupavo in regione, mi spavento. La telefonata è: domani si presenti dal Comandante Generale Campano. Io passo la notte sveglio con mia moglie a dire che sarà successo. C'era la dirigente dell'ufficio, che la dottoressa Alessandra conosca, e dico, perché poi c'era stata un'indagine su alcuni consiglieri, non so se vi ricordate, Fanpage aveva fatto dei servizi, allora io ricostruisco tutta la filiera di quelle norme, noi avevamo dato parere contrario, quindi insomma faccio un papiello di carte così. La mattina dopo mi presento e chi era il comandante in servizio in campagna? Sergio Costa, che io non sapevo chi fosse, né sapevo, perché non stavo seguendo, che era il candidato dei 5 Stelle a fare il ministro dell'ambiente, il quale mi dice: senta, io dovrei fare il ministro dell'ambiente, lei vorrebbe venire a fare il capo di gabinetto da me? Io non la conosco, scusa, veramente appena mi siedo, la situazione non era proprio così, perché appunto io arrivavo lì con tutte queste carte, un po' preoccupato. Certo, mi dicevo: strano, questi mi devono sentire come persona informata dei fatti e mi fa accomodare sulla poltrona, mi offre il caffè, un po' strano. Ho detto: vedi, però forse perché qui a Napoli sono educati, è un gesto di cortesia. No, no, mi ero fatto proprio tutti i film, sono educati, sono cortesi, pare brutto che ti fanno arrivare alle 5 della mattina a casa le persone, quindi, no. E invece è così, io non l'avevo mai visto, mai visto. Gli dico: ministro, ma guarda che il capo di gabinetto deve essere uno di cui lei si fida ciecamente, perché la sua ombra è quello che la difende, lei è sicuro di prendere me? Io sono un tipo con un carattere particolare, se a me una cosa non mi va non la faccio. Gli dico: no, no, io voglio proprio lei, perché mi hanno parlato di lei, che mi hanno detto, hanno usato un termine che non riproduco per rispetto nei nostri confronti, ma che potete cogliere la sua essenza, diciamo, chiara. Ecco, così è stato, cioè nel senso che gli incarichi istituzionali che ho avuto non li ho mai cercati. Poi è finito il mandato del ministro e io sinceramente, poi c'è stata tutta la roba dell'UNESCO, ma questa è un'altra vita, e quindi basta. Per un applauso glielo possiamo fare. Ed il lobbista, il lobbista. Io volevo chiedere, posso fare una domanda a loro? Visto che fate questo corso interessante, questo mio sondaggio, voglio sapere chi tra di voi sceglierebbe la strada politica, quindi come nuova classe dirigente politica, o chi vuol fare il lobbista, o chi pensa di fare il lobbista. Chi è che vorrebbe entrare in politica di voi? Bene. Buono. Qualcuno vuole fare lobbista? Ah, tu fai già anche politica, non puoi, sei incompatibile allora. Ah. Anche a Milano, insomma, se c'è qualcuno che... Quanti, Giulio, quanti lobbisti e quanti politici? Sono sopravvissuti. Ti stanno contando. No, è interessante perché pensavo di vedere meno mani alzate sulla politica, che questo è il mio cruccio, è il mio, cioè è veramente un pensiero che sempre ho. Vuol dire che se voi avete questo pensiero dopo questi incontri che continuate a fare, allora vuol dire che questo è un corso che va sulla strada giusta, perché quello che dicevamo prima, c'è bisogno tantissimo di una nuova classe politica che sia all'altezza della situazione, che abbia delle competenze superiori. Quindi il fatto che ci sia la voglia e lo stimolo di andare a ricoprire cariche politiche, secondo me è un gran bel segnale rispetto magari anche alla professione del lobbista, dell'avvocato, di qualsiasi altra cosa. Perché purtroppo è sempre più raro, perché mancano quei punti di aggregazione e di informazione che prima erano rappresentati dai partiti, che erano un punto comunque di aggregazione, che piaccia o non piaccia, però era anche un punto di discussione. Questo avviene sempre meno, quindi se questa è stata questa sede, vuol dire che secondo me questa è una strada molto buona che avete percorso. Allora io
Ringrazio. Vorrei ringraziare anzitutto la Fondazione Salvatore che ci consente di poter passare questi pomeriggi ed è insomma aperta a tutte le nostre richieste continue, mie, di Chiara, di Giulio, di Simone, che lì insomma vessiamo il professore di continue idee sempre ben accettate. Non siamo critici, siamo propositivi. E poi ringraziare veramente di cuore i nostri ospiti, il professore Petrillo e Roberto Minerdo, per aver trascorso 3 ore con noi, belle ricche di stimoli, di idee, di cose molto interessanti, e spero che vi sia veramente piaciuto molto. Grazie ancora. Grazie mille. Grazie.